Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza. Chiediamo la Sapienza, che non è semplicemente sapere le cose. Sappiamo tante cose che non abbiamo capito. Sappiamo anche che Dio è uno e trino, e tu hai capito la Trinità. Mi ricordo di aver letto una volta un libro di Vinova che parlava della vita interiore e dice che uno voleva coltivare le api, ha preso un libro per coltivare le api e il libro cominciava così: catturato lo sciame, poi fai queste cose, e c'era tutto il libro. Capito? Catturato lo sciame, bene. Allora ho cominciato a catturare lo sciame. Per catturare lo sciame ho impiegato 6 mesi. Prima di tutto perché non era la stagione quando ho letto il libro, poi non si sapeva come si fare. E poi tante cose sappiamo, ma non le abbiamo mai capite. Ora parliamo delle regole del discernimento che già sappiamo. Chissà che, e già le abbiamo spiegato 4 anni fa queste, ma il ripeterle è utile perché qualche volta si rischia anche di capirle. Le cose le comprendiamo di mano in mano che ne facciamo l'esperienza. Prima le sappiamo e non le abbiamo ancora capite. E a cosa serve che qui c'è scritto leggi te stesso sul foglio che avete voi, che è la terza tappa del discernimento. La prima sarebbe entra in te stesso, perché normalmente siamo fuori. E a questo servirebbe l'esame particolare per entrare in se stesso, cioè dove uno sbaglia molto, bene, comincia a prestare attenzione a quell'errore lì e si accorgerà che prestando attenzione a un punto negativo della sua vita alla fine gli si ampliano tante cose, prende coscienza anche del resto. Poi il secondo è conosci te stesso, sarebbe l'esame della coscienza, che vuol dire ogni giorno prendere coscienza di quel che è avvenuto in me, di ciò che Dio ha fatto in me, per ringraziare, perché si vivono tante cose senza saperle averle vissute. Quindi l'esame della coscienza è la preghiera completa che fa memoria dei doni, fa eucaristia, ringrazia dei doni, vede il male e diventa conversione e impegno di vita. Quindi le forme fondamentali di preghiera per sé non sono le pie devozioni, 55 rosari al giorno, fa bene pregare il rosario, lo faccio anch'io, ma consiste invece nel prendere coscienza di quel che si fa, in modo da vivere costantemente alla presenza di Dio, e quando ti sottrai ti accorgi, e ti accorgi subito perché sei nei tuoi pensieri, nelle tue preoccupazioni e vivi lì e combini nulla. Mentre vivere la presenza di Dio è essere tranquillo e sereno e poi fare tutto quel che è utile da fare con la forza, con la consolazione di Dio. Quindi una cosa è la pratica spirituale di far tante pratiche, un'altra cosa è la vita spirituale, che è vivere davanti a Dio. E a questo serve l'esame, questo lo sapete come si fa, e qui faccio solo le regole sul discernimento. Tenendo presente che in noi ci sono 3 pensieri. Innanzitutto c'è il pensiero che viene da Dio, perché Dio agisce in noi costantemente 24 ore al giorno, dandoci l'esistenza, dandoci il suo amore, dandoci il sentire, la sensibilità, dandoci il capire, dandoci l'amare. Ecco, quindi cominciare a avvertire l'azione di Dio in noi. Poi c'è anche il nemico che agisce, camuffandosi in genere da Dio fin dall'inizio, col serpente. Poi terzo ci sono i miei ragionamenti,
che possono essere giusti o sbagliati. Quindi il discernimento consiste nel saper distinguere questi vari livelli. E prima di saper distinguere questi livelli, prima direi la differenza tra l'animale e l'uomo, la principale differenza, è che l'animale non sbaglia mai, perché è programmato dall'istinto, e l'istinto ti dice cosa fare, se hai fatto, serve per conservare la specie e l'individuo, l'istinto. Quindi l'animale, una volta che si è riprodotto e ha mangiato, ha fatto il suo dovere, ha avuto piacere ed è il fine della sua vita. Normalmente gli uomini si comportano così, non vanno oltre questo livello animale. L'uomo invece per sé sbaglia costantemente, perché non è fatto per il piacere in se stesso. Sì, è fatto per il piacere anche, ma l'uomo non è che una volta che ha mangiato e ha conservato la specie, ha fatto 500 figli, è particolarmente felice. Perché l'uomo è fatto per la felicità, cioè non è programmato dall'istinto, e l'istinto è connesso, il bisogno e il piacere del bisogno soddisfatto. Mentre la felicità non ha nessun oggetto, non è un istinto. Dipende dai modelli che scegliamo, lo impariamo dall'altro, vediamo uno che è contento perché c'è un giocattolo, diciamo, ah, quel giocattolo lo devo avere anch'io perché quello mi farà contento. Cioè noi siamo desiderio di felicità, ma la felicità non ha nessun oggetto, lo impariamo dalle esperienze negative, dagli altri, dalla cultura. E la felicità è diversa dall'istinto. La felicità viene dall'amore corrisposto, che dà gioia e dà la vita dell'uomo, ed è ciò che ci fa come Dio. Quindi confondere il piacere, che poi dà anche piacere, chiaro, la felicità, ma il semplice piacere dell'istinto con la felicità è l'errore dell'uomo, e dobbiamo capire la differenza. Punto terzo, il discernimento serve non per capire se le azioni sono buone o cattive, perché normalmente le capisci, se non le capisci ti mettono in prigione e le capirai. Così serve per capire le intenzioni prima delle azioni. Normalmente noi agiamo in base agli impulsi, ma se non prendo coscienza degli impulsi che ho, se sono buoni o cattivi, agisco come l'animale, istintivamente. Beh, poi mi accorgerò se ho fatto giusto o sbagliato, ma non sono mai libero di scegliere. E normalmente facciamo così. Sento questo, faccio questo. Poi vedo che è sbagliato, faccio il contrario. E anche il contrario può essere sbagliato. E quindi ci vuole una certa attenzione, perché mentre l'animale lo puoi addestrare con la legge, e anche mediamente i nostri pastori, dai vescovi in su e dai vescovi in giù, vogliamo difendere la legge naturale, i principi innegoziabili, in modo tale che osservando quei principi tu sei a posto. Non è così. Così si fa con i cani lupi, i quali sono molto bravi, apprendono bene, perché se fa una cosa giusta gli dai la caramella, gli dai il pezzettino di bastoncino di carne o di pesce, se fa la cosa cattiva lo rimproveri, e così impara attraverso la legge che punisce o premia, impara se la cosa è buona o cattiva. E questo non è allevare figli di Dio, ma è allevare dei dipendenti dal premio, cioè dalla caramella o dalla sberla, come mediamente alleviamo i nostri cristiani. E li abituiamo così, ancora adesso culturalmente si fa così. Mi ricordo che quando dicevo ai preti che bisogna aiutare i giovani a discernere il bene del male, dal male, e poi non hanno più bisogno di noi. Certo che non hanno più bisogno di noi, sono liberi. Discernere, prendere coscienza, vuol dire essere umani che prendono coscienza e hanno la libertà di agire. Se no non arrivano mai alla soglia di essere uomini. Sono dipendenti dalla legge, sono addestrati, sono automi. Capito? Allora l'importanza del discernimento, soprattutto oggi che gliene sbatte niente della legge alla gente, giustamente, perché sono persone libere e la libertà è un frutto del cristianesimo. E allora per leggere
il contenuto della libertà, perché sia realmente libera e non invece libertaria, cioè si fa una cosa al contrario di tutto, come se tutto fosse uguale, no, c'è il discernimento per capire se una cosa viene da Dio o no. Ecco, circa la legge, in Atti degli Apostoli 15 al versetto 20 dicono che noi non predicheremo la legge perché questa già è predicata in tutte le sinagoghe, in tutte le città dai tempi antichi. Noi annunciamo il Vangelo è un'altra cosa, e il Vangelo è il contrario della legge, perché la legge punisce il male, il Vangelo parla del perdono, per esempio. Chi si vuole giustificare dalla legge, perché lui è stato bravo, quello ha ucciso Dio, perché Dio non è che se noi facciamo i bravi ci premia perché lui è giusto. Allora andiamo a ricevere il salario, lo stipendio del nostro amore, che si chiama prostituzione, trattare Dio da prostituta, che ci paga perché lo amiamo, no? Il nostro premio, la nostra felicità è diventare come Dio, che è libero, e l'amore suppone la libertà, è la risposta dell'amore all'amore. Quindi c'è il pericolo di ridurre il cristianesimo a norme, leggi e decreti, e dico per favore dite ai preti, dite ai vescovi, ai papi che si facciano musulmani ma lasciano in pace Cristo. È quel che dice Paolo, Galati 5,12, quando manda dei super apostoli per controllare lì a Antiochia poi che si faceva, se si osservavano le leggi, ok, diceva sì sì fate pure il comandamento dell'amore e tutto quel che volete, però circoncisione e le altre leggi. E Paolo dice, ecco, se pensate che la giustificazione derivi dall'osservanza della legge, bene, non fate solo la circoncisione, tagliatevelo tutto. La risposta di Paolo. Ma sappiate che la salvezza non viene da lì. La salvezza è l'amore gratuito di Dio. Non viene dalla legge. La legge mi dice quando sbaglio, giustamente. Quindi la legge è per la morte. E la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo terzo, il versetto sesto, quando dice voi siete la lettera scritta da me, lettera non scritta su tavole di pietra come la legge, ma il nostro ministero, il ministero della vita, è scritto su tavole di carne che è i vostri cuori. E dice mentre la legge, quella sulle pietre, era per la morte, questa è la legge dello spirito, cioè l'amore che dà vita. Allora adesso leggiamo le premesse e spiego la premessa, così forse abbiamo intuito il valore del discernimento, che è l'ultima cosa dimenticata, non c'è assolutamente nella Chiesa. Anche chi viene a fare gli esercizi e fa una pratica spirituale, poi esce come prima. Eh no, deve imparare a saper leggere l'azione di Dio. Anche fanno tante norme e decreti, quelli lì seduti in Vaticano, anche sull'evangelizzazione, non ho mai visto il Vangelo, quelli. Non ho mai annunciato a nessuno. Non si sono mai accorti di come Dio agisce nella storia, cosa vuoi scrivere? E tu vuoi leggere per manuale? Siamo seri, scusate. Perché anche il nostro lavoro apostolico è discernere l'azione di Dio nel cuore degli altri. Dopo aver imparato a discernerlo nel nostro e aiutare lui a leggerla. Non è dargli degli ordini, dei decreti o indottrinarlo e rimbecillirlo con formule magiche. Bene, allora la premessa delle regole, ci fermiamo sulla premessa, queste regole servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari moti che avvengono nel cuore, per trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. ES vuol dire esercizi spirituali, numero 313, sono numerate le frasi o i capoversi. Bene. Allora, la prima regola, la prima cosa è che dice queste regole, che vedremo i giorni successivi, servono per avvertire. Normalmente noi agiamo sotto l'impulso senza neanche avvertire quell'impulso che ho. Per esempio, i grandi delinquenti, i serial killer, neanche avvertono di uccidere. È un impulso e lo fanno, basta. È spinto a questo, è una necessità. Tra l'altro questa regola avvertire o sentire, e se voi andate da uno psicologo, lavora con voi 5 o 20 anni per farvi sentire quel che sentite.
vuol dire questo. Perché se uno non sente quel che sente, non è cosciente di nulla, agisce a caso. È agitato da tutte le pulsioni senza sapere cosa sono, da dove vengono, dove vanno. Quindi avvertire, sentire quel che si sente, è il principio della vita spirituale. Sentire che c'è una voce di Dio, una voce del nemico, una voce mia, imparerò a distinguere dopo, ma sentire che c'è. Perché ciò che ho dentro e non sento, mi costringe ad agire. Cioè sono agitato e faccio quel che sento senza accorgermi. Capito allora l'importanza dell'avvertenza? Come per fare il peccato ci vuole l'avvertenza e il deliberato consenso? Così per il bene devi avvertire. Poi verrà spontaneamente dopo. Allora, e guardate che non è poca cosa, perché se noi non arriviamo a sentire, mentiamo noi stessi, abbiamo la doppia immagine, un esteriore perfetto di norme e di regole, dentro c'è tutto il mio universo, perché invece è tutto il male e il bene, che tengo lì compresso come un leone pronto a divorarmi e divorare gli altri, esplode quando può. Ed è sempre una minaccia costante. Circa l'avvertire, per esempio, le gazzelle mi dicono, cercano per mangiare un posto dove c'è il leone che lo vedano, perché se lo vedono sono più veloci, possono fuggire, se non lo vedono può essere nascosto e mi prende. Così ciò che avverto è un leone dentro che mi può mangiare, quindi avvertirle. E non aver paura di trovare nel mio cuore tutta la porcheria del mondo e tutte le cose più belle del mondo. Chiaro, primo punto. Non essere sdoppiati. Secondo, conoscere. Questo gli psicologi non ci arrivano mai, perché non è detto perché avverto che sia una cosa buona quella che avverto. Avverto il bene e il male, imparo a conoscere se una cosa è buona e cattiva, ma non devo giudicarla prima devo sentirla, se no faccio finta che non ci sia il male. Invece il male ce l'ho e lo avverto che c'è il male, e conosco che è male perché. Ecco, e lo vedremo dopo, il male in fondo, che male c'è mangiare quel frutto se è bello, buono e desiderabile? No, la prima tentazione, nessun male, ti fa come Dio e Dio ci ha detto di diventare come Lui, dov'è il male? È il male che dopo si sono accorti che non è vero, cioè il male è quella promessa che non mantiene nei risultati. Supponate, supponete, noi abbiamo 20 anni di un governo pieno di promesse, dov'è il male? Che non le ha mantenute. Perché è chiaro che l'uomo è sempre giocato sulle cose buone, ma se uno non mantiene le promesse è menzognero, e lì sta il male. Poi si vedrà perché è menzognero. Allora imparare anche a conoscere, cose che spesse volte gli psicologi dimenticano, cioè distinguere se una cosa è bene o male. Sarebbe come se nel mio orto c'è la cicuta e il prezzemolo. È bene avvertire che c'è la cicuta e non scambiarla per prezzemolo, se no mi avveleno. È bene anche distinguere l'una dall'altra, se no mi metto a strappare il prezzemolo buttandolo via e tengo la cicuta. Quindi avvertire e conoscere è il bene e il male. Perché? Il bene e il male sono i vari moti nel cuore, è importante. Il cuore sempre si muove. Qualunque parola ascolti, qualunque cosa vedi, ti si muove qualcosa nel cuore, di attrazione o repulsione, di piacere o dispiacere, o ti si apre o ti si chiude, o dici quella cosa lì mai. E magari la cosa migliore è come quando Dio vuol convertire Pietro con la sua visione, dice mai fatto questo e mai lo farò. Quando doveva mangiare quelle cose. Quindi ci sono questi moti del cuore. Non sono le idee, appunto, quando uno mi dice le sue idee durante gli esercizi, per me è una frizione infinita, perché o sono giuste e le sanno tutte e si perde del tempo, o sono sbagliate, stargli a contraddirle non vale la pena. Mentre invece c'è una cosa che non è mai esistita, è ciò che tu senti. Non c'era prima.
Questa è l'azione che Dio compie in te, se è da Dio, o è il nemico che la vuol contrariare, perché si presentano sempre insieme. Se vuoi servire il Signore, è lì che si presenta la tentazione, anche uguale al contrario. Ed è importante allora dire quel che senti, no? Quando uno mi rifà la meditazione dicendo tutte le illuminazioni che ha avuto, ma senti più lampadine, ne vedrai altre, ma la vera illuminazione è qualcos'altro, hai sentito qualcosa? E anche se notate il punto della preghiera, il primo punto è dire non aver fretta, non occorre far tutto, sostare finché trovo frutto, perché l'importante è sentire e gustare interiormente. Quando sentite e gustate, state lì e troverete che c'è tante altre cose anche nella preghiera, che l'uomo poi agisce in base a quel che sente nel cuore. E l'intelligenza ci serve per giustificare gli errori che facciamo o per compierne altri. Oppure, se seguiamo il cuore, l'intelligenza ci serve per darci gli strumenti adeguati a fare ciò che il cuore ha capito che è bene. Mi accorgo, per esempio, quando ho fatto una cosa sbagliata, prima cosa, io trovo 1000 argomenti per giustificarla. O no? Soprattutto se si discute con l'altro. Mentre invece bisogna sapere prima se la cosa è giusta o sbagliata, poi non farla prima e poi giustificarla. Questo siamo abilissimi. Anche tutti, per esempio, tutto il male del mondo è fatto per incoscienza, per non aver avvertito. Voi pensate che nessuno esista, poi tutti i morti e gli uccisi aveva coscienza di fare qualcosa di male, obbediva alle leggi. E la Chiesa ha appoggiato anche questa legge, la Civiltà Cattolica ha approvato le leggi razziali, Civiltà Cattolica, madre dei Gesuiti in Italia. C'è da vergognarsi. Adesso chiediamo perdono di queste cose fatte allora, chiediamo perdono di quelle che facciamo adesso, che non sono da meno. So se è chiaro. No. E chiediamo a Dio la luce. Perché quel che è capitato è segno di quel che capita, e quindi dobbiamo capirlo adesso. Perché tutto il male si fa nell'incoscienza. Anche Gesù in croce dice perdona loro, non sanno quello che fanno, perché il vero male è non saperlo. Perché finché non lo sai continui a farlo, e quando lo sai dici come Paolo: ah, l'ho ammazzato io, è morto per me. Beh, allora cominci a diventare cristiano, quando prendi coscienza dell'incoscienza. Bene, e poi cosa si fa? Non basta questo. Trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. Tutto il lavoro spirituale è innanzitutto sentire quel che senti, poi conoscere se è bene o male, poi dissentire o acconsentire. Dissenti da ciò che è male, acconsenti a ciò che è bene. Il risultato di questo cos'è? Innanzitutto guardate, no, che in questo versetto è contenuto tutto il lavoro spirituale possibile e immaginabile. Sentire tutto, distinguere il bene dal male, si impara dalle esperienze, poi le regole, appunto, le vedremo anche, che sono frutto di esperienza. E poi tutto il nostro lavoro, che è trattenere le ispirazioni di Dio e respingere le altre. E diceva Michelangelo che la statua, che faceva statue, era già nel marmo, bastava togliere quel che era di più e la statua viene fuori. Così noi, se impariamo a discernere, avvertire quel che c'è in me, quel che viene da Dio, quel che viene dal nemico, a distinguere il bene dal male, a togliere ciò che mi impedisce la conoscenza, la coscienza, la libertà, in me c'è già il figlio di Dio, deve uscire, bisogna togliere tutto quel che è in più, le mie schiavitù, le mie ignoranze, i miei vizi. Quindi è un'ascesi liberante, non stroncante, che in genere per ascesi si dice di tanti rosari, fai tanti atti di virtù, fai i fioretti, questa si chiama nevrosi. Mica perché fai tanti fioretti e poi ti metti a criticare gli altri che non li fanno, che sei più bravo.
invece di fare fioretti, toglievi le cose negative. Quelli sono i veri fioretti. Disprezzi gli altri, hai sfiducia, no? Togli via queste cose. Allora viene fuori il figlio di Dio, che in te c'è già, perché Dio è già a noi, interno a noi, più di noi stessi. Aspetta di essere liberato attraverso appunto la nostra peresa di coscienza, attraverso il nostro accogliere le sue ispirazioni e attraverso il nostro respingere le ispirazioni contrarie. E voi vedrete come queste cose si gioca a livello personale, ma globale. Supponete, noi vogliamo fare il regno di Dio, supponiamo, tutti, anche gli apostoli. Allora Pietro cosa fa? Tira fuori la spada per tagliare, per difendere Gesù, come oggi facciamo ancora sempre. Noi dobbiamo fare il regno di Dio, beh, cominciamo ad avere un po' di soldi, che il gruzzo è importante. Poi magari avere il potere politico, almeno un partitino che si venda come fanno in Italia di qua e di là, adesso dovrebbe essere Monti per i vescovi. E fanno di tutte per di fare il male, scusate. Sono come noi, sono come gli apostoli, hanno fatto così. Anche Gesù è stato tentato di queste cose. E le sue tre tentazioni sono modello di discernimento. Si presentava l'opportunità di che queste pietre diventano pane, si è fatto pane lui e si è fatto mangiare. Questa è stata la risposta. Prendi tutto il potere, è quello che noi vogliamo da sempre, il programma della CEI, dell'Opus Dei, del legionario di Cristo, dei gesuiti senza discernimento, di qualunque parroco, di qualunque prete, di qualunque papa. Così, se abbiamo tanti soldi, è la banca più sporca del mondo, ma non importa, a fin di bene, come? È male, non a fin di bene. E la gente sta finendo il cristianesimo grazie a queste cose, sapete. Usiamo come mezzi privilegiati d'apostolato ciò che Gesù ha scartato come tentazione e la gente dovrebbe venire da noi. Meno male che non viene. Questo è pervertirla. Oppure che Dio obbedisca a me. No, cominciamo a obbedire noi a Dio. Vabbè. Credo che basti questo per capire quanto è importante il discernimento e quanto poco ce n'è. E non è una materia che si trova abbondantemente sul mercato. E il nemico è sempre più sottile, ci inganna sempre allo stesso modo e ci caschiamo sempre allo stesso modo. E per questo non è mai un fatto concluso. Perché dico, adesso ho capito la tentazione di Gesù, non ci caccio. E ci cadrai molto peggio dopo, in altro modo. Quindi è un cantiere sempre aperto, quello del discernimento. Dove il discernimento non è fare il meglio possibile, che il meglio possibile è sempre quel che penso io, sacrificando la realtà e tutti al meglio possibile. È vedere ciò che sta facendo ora Dio in me e negli altri, con quale stile, eccetera. Bene, è quasi ora di pranzo, il discernimento dice che è bene andare a mangiare. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ieri abbiamo visto un po' il cappello delle regole del discernimento. In cosa consiste e a cosa serve, le regole che ora daremo servono appunto per sentire quel che si sente, per imparare a conoscere se viene da Dio o dal nemico, e una volta che senti ciò che senti e sai che cos'è, puoi acconsentire o dissentire. Si chiama il libero arbitrio, è semplicemente avere quella coscienza. Perché si può agire in incoscienza, il male si fa sempre in incoscienza. È quella conoscenza che mi permette di distinguere, è quella sufficiente libertà che mi permette di decidere.
quindi servono solo per essere uomini, altrimenti alleviamo cani addestrati, come l'ideale di tutti i pastori, avere un gregge ben ordinato, chiuso nei recinti, che si lascia mungere bene. Questo non è da Cristo, questi sono i vari movimenti, eh. Addirittura ho sentito il nostro vescovo di Milano che nella predica di Martini diceva che bisogna creare comunione nell'omogeneità. Pensate se Dio volesse fare un omogeneizzato di tutto il mondo frullando tutti insieme, questa secondo loro è la comunione, com'è comunione e liberazione. Tutti uguali, tutti che pensano secondo il verbo dei giussaniti, no, questo è anticristiano. Questo è vendere la testa. Questo è diventare nazisti, o fascisti, o clericali, che è lo stesso. Scusate. E chi fa così fa carriera, ma Dio mio, oh, questi non vanno neanche messi al sacerdozio, non c'è coscienza. Abbiamo venduto a nessuno la coscienza del discernimento, deve crescere ogni giorno. Va bene, scusate, ma siccome sono abbastanza vecchio posso dire anche le cose vere. Già non devo diventare un signore né professore, perché il professore mangia come si chiama, è meritato 40, 42 anni fa, quindi... E non corro pericoli, se non quello di perdere l'anima se si sta lì a dire cose che non sono vere, o perdere tempo se non altro, perché Dio purtroppo ci salva tutti, è paziente e misericordioso. Quindi adesso vediamo le due regole fondamentali, che è il linguaggio base, se volete, del nemico e di Dio. Prima, quando facciamo il male, cosa fa il nemico e cosa fa Dio? La seconda, quando facciamo il bene, cosa fa il nemico e cosa fa Dio? Allora leggiamo la prima regola, che è quando fai il male, o si può dire anche quando vai di male in peggio, cioè quando uno fa il male, cioè abitualmente fa quel che capita, faccio quel che mi pare e piace, no? Questo si dice andare di male in peggio, perché chi si mette su questa china sarà sempre peggio. Arriva alla dipendenza, alla droga, a tutto, e non ne esce più. E quindi vale anche per questo la vita spirituale. E stiamo attenti che su molti punti noi andiamo costantemente di male in peggio. Per esempio per l'attaccamento al nostro ministero. Alla fine siamo padroni del nostro servizio. L'attaccamento a quelle cose che sappiamo e che lì devono essere così, se fossero diverse. Quindi è sottile il nemico. Allora, quando vai di male in peggio, cosa fa il messaggero, l'angelo cattivo? Di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e godimenti perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Allora, ci propone piaceri apparenti. Il piacere è connesso con la soddisfazione dell'istinto. Per cui, se tu hai mangiato e conservi la specie, la tua vita, e ti sei riprodotto e conservi la specie, Dio ha messo a queste due funzioni il piacere, se no nessuno lo farebbe. Se non ci fosse il piacere di mangiare, chi lavorerebbe? Chi farebbe il custode del giardino? Se non ci fosse il piacere della riproduzione, chi metterebbe al mondo il figlio sapendo quanto poi, quanto pesano? E che dispiaceri ti danno? Mai visto un figlio che abbia soddisfatto il padre? E anche Gesù, guarda come è finito male, era figlio unico, e quanto avrà sofferto il padre e sua madre. Ed è vero. Quindi ci è connesso il piacere all'istinto. L'uomo cambia facilmente il piacere, perché il piacere piace, con la felicità. Noi non è che cerchiamo, chi cerca per principio il piacere non farà mai nulla di bene, perché per esempio, se noi avessimo cercato il nostro piacere, saremmo ancora sulle piante con la coda attorcigliata a fare le scimmie, perché è faticoso essere uomo. Devi ragionare, devi vivere in società, hai dei doveri, devi andare a scuola,
così bello andare in giro nei boschi, liberi. Tutta la vita è gioco per l'animale. Cioè proprio tutta la cultura nasce da ciò che è sottratto al piacere. Se uno piacesse studiare, lavorare per il proprio dovere, è proprio scemo, no, lo faccio per dovere. Il piacere è come dire, non so, ecco, mi piace così bere, va bene, bevi. Mi piace volare, buttati dal 10° piano, c'è un piacere immediato, un secondo, due, poi cessa il piacere. Lo stesso vale con tutti gli altri piaceri, perché l'uomo cerca la felicità, non il piacere. La felicità dà anche piacere, ma è un piacere diverso, cioè anche il cibo e il sesso dà felicità all'uomo in una relazione di amore, se no dà solo frustrazione e dipendenza e sofferenza costante con tutti i guai che ne seguono. Quindi il piacere apparente è tipico del nemico, rendere bello ciò che non è bello. Già la prima tentazione, come era la prima tentazione, i colori del frutto, buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile per la conoscenza. E poi non era per niente buono, perché subito era rimasto indigesto, non era desiderabile perché sono fuggiti, si scoprivano nudi e pieni di vergogna. Quindi è apparente. E il Signore che veniva per cercare relazione con loro l'ha scacciato via. Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E tenete presente che tutto il mercato, tutta la televisione, anche se si dovesse vendere farina per far ostia, hanno bisogno di mettere, se vedono gli uomini, una donna nuda più o meno, perché è l'esca per attirare. Tutta la pubblicità si regge su questo, tutta la società, sul consumo, che poi non è che ci rende felici il consumo, crea miseria nel mondo e rimbecillimento delle persone che hanno bisogno che la distanza tra il supermercato e il cassonetto sia sempre minore, se no non conti, se non hai l'ultima firma. Ma scusa, allora sacrifichi la tua vita a buttare via cose, e la tua identità sarebbe le cose che hai. Cioè diventa idolatria e stupidità. Guardate che l'apparire è ciò che governa il mondo, questa stupidità, e non ha limiti, perché siamo fatti per essere qualcosa e l'apparire non soddisfa mai. Cioè se il piacere soddisfacesse, benissimo, ma non soddisfa, perché non si è fatti per quello, perché non dà felicità. È come la droga, c'è bisogno sempre di più. E il piacere è l'esca al male, non perché sia in sé negativo, è connesso con la conservazione della specie e dell'individuo, per gli animali. Per l'uomo no. Può essere anche violenza molto spesso, quindi non è un piacere almeno per uno dei due. Per l'uomo invece è connesso a fare qualcos'altro che dà felicità, allora c'è anche il piacere. Come c'è il piacere anche di allenarsi e far fatica ad andare in montagna, perché poi ci gusti i panorami e le relazioni non facendo fatica. C'è il piacere di studiare con facilità perché ti sei allenato. Si chiama virtù quella. Per cui fai con piacere quelle cose che un altro non farebbe mai, farebbe una fatica boia a fare. Ho piacere di lavare i piatti, perché scusa, è necessario. E bene far piacere le cose che sono necessarie. Se non devo schiavizzare un altro a farmele. E il piacere, per esempio, è non fare pesare sull'altro. Va bene, allora, attenti, quando una cosa vi piace, suoni subito il campanello d'allarme, perché non è il piacere il principio dell'azione umana. Per l'animale sì, perché l'animale è sano, c'è solo l'istinto, e noi invece no. E poi ti fa immaginare piaceri e godimenti, sono tutti immaginari e apparenti, perché poi quando l'hai conseguito non vale niente. Addirittura il fondamento della nostra società, come analizza Sigmund Bauman in un piccolo volumetto, Vita di corsa, che vale la pena di essere letto, del Mulino, e si basa su una fa l'analisi di una pubblicità che dice tutto sommato così: se tu entro 6 mesi compri questo prodotto, sai tra le persone che
che contano al mondo. Che vuol dire una cosa, devi fare in fretta, avere questa cosa, così sei uno importante, ma entro 6 mesi perché? Dopo 6 mesi non vale più. E quindi tu rincorri sempre, perché se tu fossi soddisfatto di quello e fossi felice sempre, sei uno che conta perché l'uomo vuol contare, allora ottenuto quello, io sono cavaliere, commendatore o papa, ok, sono una persona che conta, nessuno mi tocca, sono superiore agli altri. No, invece devi cambiarlo sempre, perché se no non vale niente, perché il fatto consiste nella tua identità ed è l'anima del commercio. E fa uno spot, un'analisi filosofica molto bella di questa, che è identica al nichilismo, se volete, di Heidegger, cioè come l'uomo si riduce a niente e riduce il tempo a niente, perché devi bruciare il più in fretta possibile, va bene. La società dell'apparire, e guardate che anche nel clero è facile che si faccia, lo facciamo tutti così, istintivamente, che gli altri ci guardino bene, ci apprezzino, tutti ci teniamo. Siamo schiavi dell'occhio altrui, la brutta malattia, oftalmodulia, Efesini 6,6. Non siate schiavi degli occhi altrui. Siamo schiavi, sì, va bene. In modo che tu continui nella tua schiavitù e vai avanti e basta. E ne hai sempre bisogno di più. E allora cosa fa Dio in questa situazione? Ti dà il rimorso. Non è il senso di colpa il rimorso. Il rimorso è una cosa sana. Se manca il rimorso vuol dire che veramente uno che per esempio fa il male e non ha rimorso è preoccupante, è da curare. E normalmente chi fa il male non sente rimorso, normalmente. Chi lo fa come serial killer o gli anormali sessualmente che sono coatti a farlo, si giustificano. Ma non sentono rimorso perché sono fatte così. E vanno curati chi non sente rimorso. Gli manca qualcosa. Supponete, se c'è un ragazzo che mediamente si alza a mezzogiorno e poi dopo fa niente, semplicemente mangia, poi va a procurarsi la dose e poi va a fare con gli amici, fa la dose, poi va a dormire. Non è una gran bella vita se non sente rimorso di questa vita. Se poi un mattino che non c'ha i soldi da farsi la dose, allora va dalla zia che sta alla porta lì accanto e gli chiede i soldi, i suoi genitori invece glieli dava di nascosto alla mamma purché non lo dicesse al papà, sono cose che capitano davvero spesso. Va dalla zia, la zia non glieli vuol dare, allora dà uno spintone alla zia che poi cade e resta ferita grave, e lui intanto prende i soldi, poi c'è il gatto, dà una pedata al gatto e poi esce. Se non provasse rimorso almeno per il gatto, che oggi la coscienza ecologica è l'ultima a crollare, uccidi gli uomini, non uccidi un uccello e sei finito, è anormale. Quindi grande cosa è il rimorso, ti distoglie dal male, ti fa capire che hai fatto male. Quindi viene da Dio, che non è il senso di colpa e rimorso. Ti morde, ti fa cambiare, ti invita a cambiare, ti fa capire il tuo errore. Quando invece cerchi di uscire dal male e ti impegni per il bene, allora cambia il campo. Quando tu vuoi uscire dal male, il messaggero cattivo ti blocca, ti dà rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti motivati, che appaiono motivatissimi, purché tu non vada avanti. Guardate, quando Israele è uscito dall'Egitto sono cominciate le tentazioni. Quando Gesù ha scelto e ha fatto il battesimo, cosa è capitato? Le tentazioni. Quando fai la scelta sul giusta, sei sempre tentato, quella contraria, purché tu non vada avanti. Per cui se non ci sono tentazioni, mio caro, vuol dire che tu fai i tuoi porci comodi e non fai nulla di bene. Se fai il bene sei sempre tentato dal contrario. Se faccio il killer non sono mai tentato se non di smetterla, che non è una tentazione. Se invece dici non voglio far fuori quella persona che mi sta così sulle scatole, non voglio dire, subito sono tentato di dire no, lo farò la prossima volta, questa volta gli rispondo a tono. Siracide 2.1 dice:
figlio mio, se ti appresti a servire il Signore, sappi che dovrai subire tentazione. 2:1, sì. E poi la lettera di Giacomo, il capitolo primo, il versetto 2, dice: considerate perfetta l'azizia, fratelli miei, quando ho subito ogni sorta di prova, tutti i tipi di prove, perché la prova della vostra fede la rende, vi dà la pazienza, e la pazienza vi arricchisce di ogni bene, in modo che non manchiate di nulla e siate perfetti. E grazie alla tentazione. E anche la prima lettera di Pietro, al capitolo 2, versetto 6, dice: siate ricolmi di gioia, anche se per un poco dovete soffrire, Dio mio, anche l'oro viene purificato 6 volte nel fuoco. La vostra fede, che vale più dell'oro, è un po' di bruciacature, vi fa bene. Cioè, senza tentazione non andiamo avanti. Gesù fu tentato all'inizio, alla fine e sempre, vuol dire, tutta la sua vita è stata tentazione. Allora capite perché la vita spirituale è una lotta continua, come dice Galate 5,17, riprendendo in fondo Romani 7,14 seguenti: vedo il bene, lo approvo e faccio il male che non voglio, come disgraziato, dice Paolo. Poi molto sinteticamente in Galate 5,17 dice che la carne desidera contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Queste due l'un contro l'altro lottano in modo tale che non fate mai quello che volete. Voglio fare il male, non ci riesco a farlo bene perché lo spirito mi si oppone. Voglio fare il male, non riesco a far bene il male con gioia perché c'è lo Spirito Santo che mi si oppone. Per cui c'è sempre una lotta continua nella vita. Uno che non ha queste tensioni vuol dire che è beato beota. Cioè, per lui non fa nessun lavoro spirituale, vivacchia come può. E i santi sono molto più tentati di noi. Anche Sant'Antonio del deserto, che a 17 anni, 18, sente quel pezzo di Vangelo del giovane ricco e decide di vendere tutto, vende tutto, anche la parte della sorella, poi torna indietro e riprende quella della sorella e gliela dà, ci penserà lei, e poi dice: oddio, cosa ho fatto? Perché noi giovani dei nostri tempi, siamo nel 250 d.C., non siamo come i giovani di una volta. È vecchio il mondo, si dice sempre così. Cioè, oggi sono un po' meglio di noi. Se uno c'ha buona, memoria, apprezza il giovane di oggi meglio di quanto facevamo noi, tutto sommato. Fa più sacrifici, fa più. Quindi anche Sant'Ignazio, quando si trovava lì a Manresa, a un dato punto diceva: ma io non ce la faccio a far così fino a 70 anni, io muoio a vivere così. Bene. Sant'Antonio resistette solo 90 anni in grande felicità e morì a 100, no, forse è morto a 118 anni, quindi ha resistito più di 90 anni. E Sant'Ignazio è sempre vissuto nella gioia perfetta, superata questa prova. E guai se non ci sono, va bene, preoccupatevi se non ci sono. Ecco, ciò che vengono dal nemico, anche il rimorso e gli impedimenti, tu vuoi fare il bene, ma guarda la tua storia, il tuo passato, non è fatto per te. Per te sei meschino, sei fatto per i tuoi piaceruzzi, non è da te la vocazione, non lascia perdere, vivi mediocremente. Così fai una vita proprio di merda, tranquilla, senza significato, sempre triste, come una lumaca che striscia, con i tuoi piccoli piaceri, ti porti dietro la tua casa sulle spalle, sbavi di qua e di là, e sarà il ministero dove lasciamo le tracce delle nostre cose, squallida vita. Ecco, ma sembra motivatissimi questi turbamenti, e state attenti, cioè, gli impedimenti che il nemico ci mette sono ragionevoli. Che dice: guarda come sei fatto. Sì, scusa, io sono così, ma sono anche figlio di Dio, per esempio. Sta a noi quale voce scegliere. E difatti, quando cerchi il bene, cosa fa il messaggero buono? Esattamente il contrario: ti dà coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni, pace, ti rende facili le cose
difficili e ti toglie ogni impedimento perché tu vada avanti. Cioè, vi accorgete che la differenza tra i due spiriti quando cerchi il bene è che il nemico cerca di ostacolartelo in tutti i modi. E con molti ragionamenti, e soprattutto anche facendoti ricordare il tuo passato, i tuoi peccati, dice no, non è per te, vedi come sei fatto, non... e ti chiude dentro lì, purché tu non vada avanti. Mentre invece la nostra vocazione è del Signore che ci chiama, e ci chiama avanti a seguire Lui. Se Pietro avesse visto tutti i suoi fallimenti, cosa avrebbe fatto? Niente. Invece, a fallimenti successivi, è arrivato a dare la vita per Cristo. Dice, quando sarai vecchio, tenderai la mano, andrai dove non vorrai. Prima voleva. Ci arriverà da vecchio a dare la vita quando non lo vorrà. E tutta la sua vita è stata tutta un po' così, insomma. Eppure non si è mai bloccato. Né il rinnegamento l'ha bloccato, né altri errori che ha fatto che si vedono negli Atti degli Apostoli, che resiste a Dio fortissimamente nel ministero in cose sostanziali, neanche ciò che farà ancora dopo quella storia lì di Cornelio ad Antiochia, dove Paolo lo rimprovera a faccia, a muso duro davanti alla comunità, di non essere ortopedico, non ortodosso, ortopedico, cioè non cammini dritto sulla via del Vangelo e induci gli altri a sei ipocrita, sei il fariseismo ipocrita. Quindi di errori ne faremo sempre, eppure si può andare avanti, riconoscendoci, cioè avendo il rimorso giusto per l'errore e la fiducia nel Signore. Ecco, allora direi queste sono le prime due regole da tenere presente, con molta semplicità, ecco, ma quando senti un turbamento, perché non c'è, in noi c'è sempre un sentimento o l'altro, non viviamo senza sentimenti. Se uno vive senza sentimenti e ha l'elettrocardiogramma piatto, probabilmente non è di specie umana. Prova a fargli un insulto, se si arrabbia, almeno è di specie umana. O fargli un complimento, se sorride, è di specie umana. Cioè sempre sentiamo o piacere o dispiacere, qualunque cosa ci sia dentro. Bisogna imparare a riconoscere di che tipo è, perché c'è, e che in situazione sono, e cosa mi fa, e cosa mi suggerisce questo sentimento. Ecco. Se mi suggerisce, se sono nella prima condizione, allora il nemico mi tenterà con piaceri apparenti, e mentre il messaggero mi darà rimorso, e quindi quando faccio il male avere dei rimorsi è molto giusto. Quando cerco il bene, tornare sui rimorsi è sbagliato, suppone. Ecco, va bene, basta queste due, e poi vedremo come comportarsi, vedremo qualcosa di meglio sui due linguaggi e come comportarsi nelle varie situazioni. Non dimenticate mai delle regole del discernimento il cappello. Cioè, il cappello è ciò per cui servono: avvertire, conoscere se bene o male e acconsentire o dissentire. Cioè, quindi analizzare i moti dell'animo, ed è importante sapere quali abbiamo. Perché se abbiamo l'elettrocardiogramma piatto non siamo adatti per la vita spirituale, siamo adattissimi a fare i funzionari della Chiesa, che osservano le leggi,
agli orari, tutto a norma. Ecco, non per fare gli uomini, per fare i caporali. Quindi, e le donne. Cioè, proprio, è indispensabile per avere una vita spirituale, altrimenti siamo morti. E sapendo che noi c'è tutto il bene e tutto il male, non preoccuparci che ci sia. Il brutto è non sapere che c'è. E se non sai che c'è, non lo puoi controllare, e quindi esce lo stesso in altri modi più raffinati, che è peggio, o meno raffinati. Poi un'altra cosa a tenere presente anche, ognuno più o meno c'è il suo temperamento. Uno che grazie a Dio è nato felice, ottimista, lì come il Candido di Voltaire, e l'altro pessimista. Mi ricordo di aver letto in Seneca, adesso non so se è giusta la citazione, ma diceva che c'erano due filosofi, Parmenide ed Eraclito. Dice, Parmenide alzandosi il mattino diceva: oh, com'è triste il mondo, e piangeva. Eraclito si alzava il mattino e diceva: oh, com'è buffo il mondo, e rideva. Conclude Seneca: sta a non scegliere o l'uno o l'altro. Anche il carattere te lo forma. Che se uno conosca le sue tendenze, è disposto sempre a criticare, a vedere il pelo nell'uovo, a vedere, ma guarda le cose belle, godile, che ti formi molto meglio. Che a vederti. Perché per fare osservazioni critiche basta essere imbecilli, le cose che non vanno le vedono tutti. E adesso racconto una storia, poi comincia il testo. Che c'era un bambino che è giunto all'anno, non faceva ba ba ba, non parlava. All'anno e mezzo ancora non parlava più, lo portano dal pediatra, 4 anni non parlava, dallo psicologo non parlava. A 4 anni, mattina a colazione, usava a bere l'uovo alla coca, all'improvviso dice: manca il sale. Dice, è un miracolo, dice, beh, finora è tutto a posto. Quello che fa una vita tutta piatta, tutto a posto, e non riesce più a vivere. Invece anche i disagi fanno crescere, ecco, questo volevo dire. Allora, leggiamo adesso la regola terza e quarta, che danno il linguaggio base di Dio e il linguaggio base del nemico. E il linguaggio è articolato, come ogni linguaggio, in molte parole e in molti sentimenti. Ed è importante sapere la differenza, perché tu magari aspetti che Dio ti parli in un modo, invece ti parla in un altro. Non so se è chiaro. Aspetta che ti parli con la gioia, ti parla con rimorso. È chiaro, sono nella prima regola, sto facendo i cavoli miei, almeno c'ho il rimorso, che è segno che devo svegliarmi. Oppure mi sto impegnandomi e mi sento così tutto con i rimorsi dentro. È chiaro che è il nemico che ti sta tormentando, e quindi mandali in malore a questi sentimenti, capito? Per questo il cappello è sempre da applicare a ogni cosa che sento. Allora, la terza regola: quando ti impegni per uscire dal male, cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Ecco, questa è di tre tipi. Il primo, quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura, oppure versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore e i fratelli o a detestare i tuoi peccati. Secondo modo è quando c'è in te crescita di speranza, di fede e di carità. Il terzo, quando c'è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. Quindi questo è il linguaggio proprio di Dio, si chiama consolazione. Per chi sta uscendo dal male, per chi sta nel male parla con rimorso. E il termine consolazione vuol dire essere con uno che è solo, per cui non è più solo. E lo Spirito Santo è il paraclito, appunto, è quello che sta vicino, è l'avvocato difensore. E il male radicale dell'uomo lo trovate in Genesi 2,18, quando Dio, dopo aver fatto tutto bene nel primo capitolo, dicendo: vide che era molto bello, poi guarda meglio e vede lì Adamo da solo e dice: no, buono, non è buono che l'uomo sia solo. Cioè, c'è un male che è la radice di tutti i mali, prima di ogni male, ed è l'essere solo.
perché noi siamo le nostre relazioni. Se non hai relazioni non esiste. E l'eremita in genere è quella che ne ha più abbondanti interiori, se no non regge. Quindi è proprio il contrario della solitudine, perché appunto la felicità è l'amore, e l'amore è almeno fra due, che si allarga agli altri ovviamente, se no è sequestro di persona. Allora, e tenete presente, non so, quando dice che ha scoperto il libro della legge ricordato nel libro di Neemia, e tutti, e c'era così la riforma, no? Tutti piangono perché ci siamo dimenticati, chissà cosa capita. E dice, rallegratevi che l'abbiamo scoperto. E dice, e gioite perché la gioia del Signore è la vostra forza. Nel mio 8:10. La forza per agire è la gioia del Signore. Tutte le cose buone si fanno per gioia. Sarebbe bene fare il male per tristezza, non il bene per gioia, se no si fa odiare il bene. Ecco, e questa consolazione è qualcosa di cui non puoi dubitare, perché non sei solo. Cioè, quando vivi alla presenza di Dio vuol dire questo. E per sé dovremmo sempre essere consolati, il che non toglie che ci siano le desolazioni. Perché l'alternanza tra il bello e il brutto tempo è molto più di quanto capita in questi giorni qui. Nel nostro animo può capitare nel giro di pochi secondi 3-4 variazioni di noia, di tristezza, di gioia. Il tempo interiore è molto variabile, dipende da cosa guardi, davanti a chi stai. E noi possiamo in un sessantesimo di secondo cambiare direzione la nostra intenzione. Quando si parla di attimo, vuol dire atomo di tempo, per gli antichi era un sessantesimo di secondo, che è il tempo sufficiente per fare un atto di intelligenza e di volontà. E credo che sia vero, se uno ha provato negli incidenti che dura un secondo, quante manovre, quanti pensieri ha fatto in quel secondo, se era lucido si accorge che davvero il tempo è infinito. Lo buttiamo via in genere, ma per esempio quando vi mettete a pregare, no? E non finisce più, quanto è lungo il tempo, no? Non passa più questo minuto. È più lungo di quel che pensiamo, ed è sempre giusto. Allora, la consolazione è di tre tipi. C'è un tipo molto sensibile, che è quello primo, che è espresso come moto interiore, come fiamma d'amore, come fuoco e come acqua, a lacrime. Ecco, e noi amiamo molto queste consolazioni sensibili, perché ci piacciono, perché sono sensibili, piacciono ai sensi. Ed io normalmente all'inizio della vita spirituale le dà e poi le toglie, perché uno si attacca a quel che sente lui invece che a Dio. Quindi scambia Dio per le caramelle che Dio dà. E se non ce le dà, facciamo un po' così, alleluia, alleluia, ci facciamo solletico e ci abbiamo le caramelle. Però è meglio far così che drogarsi, però non è questa la consolazione spirituale per sé. Anche una bella musica, chiaro che fa bene, piuttosto che un brutto canto stonato. Però direi, in queste qui sensibili, Dio ce le dà per come incentivo, ed è utile, e non mancano mai, se servono. Però stare attenti a non attaccarsi a queste, perché possono anche scomparire, perché ci sono consolazioni molto più grandi. Queste qui è come una pioggia che scende, magari anche un temporale sul giardino, rinfresca, ma può anche rovinare tutto il giardino con la tempesta. Mentre c'è la seconda consolazione, invece, che c'è sempre se stai davanti a Dio, che non è per niente sensibile. È come quando in un giardino passa sotto una vena d'acqua che non vedi, ma vedi che tutto il frutto, tutto cresce bene. Bene, e questo è l'aumento di speranza, fede e amore. Accorgerete che anche nelle preghiere più aride, se pregate, uscite contenti, perché siete cresciuti in speranza, in fiducia e in amore. Questa è la vera consolazione sostanziale, sono le tre virtù cardinali. E in questo dobbiamo sempre rafforzarci. E anche la preghiera più arida, senza nessun sentimento, che può capitare, ecco, porta questa crescita ancora più forte.
È come uno che si addormenta al sole e viene fuori bruciato, magari, no? Ecco, quindi non hai consolazione sensibile, hai sentito niente, invece ti accorgi che nella preghiera c'è sempre questa crescita. Se non c'è la crescita di queste virtù, vuol dire che non hai pregato. Mentre le prime le cerchiamo e c'è il pericolo di bloccarsi lì, ma ben vengano perché ci fanno bene, con le seconde sono più apprezzabili. E poi c'è una terza che è semisensibile, è a metà strada, ma non fa molto chiasso, e sono esattamente un'intima letizia, che non è che fa chiasso, una sollecitazione e attrazione verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio, il servizio del prossimo, la pace e la serenità del cuore, non fa molto chiasso, no? Ma sono molto belle, sono le vere consolazioni. E per sé, per la vita apostolica, sono indispensabili le consolazioni, se no non ce la fai. Sa, chi fa vita contemplativa con San Giovanni della Croce, allora parla molto di notte oscure. Noi più di una notte oscura al giorno non lo tolleriamo, perché dobbiamo camminare e si inciampa. Se voi vedete com'è bello Paolo alla seconda lettera ai Corinzi, dove poi farà tutta la storia di ciò che gli è capitato, ed erano cose non sempre allegre. Seconda lettera ai Corinzi, all'inizio, eccola, dopo il titolo dice: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso. In greco c'è polyktirmon, oktirmon vuol dire utero, pluriuterino, il padre del plurimaterno. E cosa fa questo padre? È il Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni tribolazione, perché possiamo consolare quelli che sono afflitti con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda la nostra consolazione. E quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza, e quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. E la nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Se non sbaglio, 20:10-6 la consolazione nella vita apostolica. È interessante, in poche righe tutte queste variazioni di sofferenze, desolazioni e consolazioni. Che vuol dire davvero che la vita apostolica è una lotta anche esterna, dove si alternano queste cose, perché siamo influenzati proprio da quel che... Cioè, vedere una persona triste non è che sei allegrissimo. Vedere uno che capisce niente non è che sei allegrissimo. Vedere uno che fa il male, no? Vedere uno che si vuole suicidare, non è bello. E il nostro è il ministero della consolazione per sé. Far capire all'altro che non è solo, in qualunque sofferenza, perché noi siamo consolati dal Padre pluriuterino. Ed è questo Padre pluriuterino la sorgente dell'amore del Figlio, come abbiamo visto questa mattina, che abbraccia ogni creatura. Quindi capite che lo strumento principe di ogni ministero è la consolazione. Non necessariamente quelle sensibili, ma certamente, come dice, e ho la speranza, no? E ancora una cosa sulla consolazione: se voi guardate la lettera ai Galati, contrappone, così vediamo anche la desolazione, le opere della carne, sono opere, cose che facciamo noi, si chiama della carne, che vuol dire della nostra fragilità non accolta, come la virtù è accogliere la nostra carne, il nostro limite, il nostro peccato, e non accogliere il nostro carne, il nostro limite, fare del limite il luogo di non accettazione di sé e degli altri. Per cui siamo sempre in lotta con noi stessi e con gli altri, perché vorremmo essere diversi. Invece no,
siamo quel che siamo e va benissimo. E i cani sono sempre contenti, mi spiace che non ci sono quei due cagnetti che c'erano qui gli altri anni, non li ho visti. Sono sempre contenti, sapete perché? Non hanno nessuna opinione di sé, sono quel che sono e gli va bene. Così anche noi non avremo avuto nessuna opinione, che me ne frega l'opinione degli altri, o anche mia. Sono figlio di Dio, sono quel che sono e mi va bene. Cercherò di vivere, ecco, questo sì, è figlio di Dio. Ma dovremmo avere questa sicurezza che è la vera gloria che tutti abbiamo. Non perché siamo bravi, intelligenti, no, perché siamo. Per cui questa consolazione regge proprio tutta la nostra vita. E d'altronde il nome di Dio è l'Emmanuele, no? Dio con noi. Il suo spirito è il paraclito, quello che ci assiste. E quando l'angelo si presenta a Maria e dice il nome di Maria è pieno di grazia, il nostro nome è la grazia, l'amore che Dio ha per noi. Quello è il mio essere. E il nome di Dio con te. Il Signore come si definisce? Con te. Una preposizione di compagnia con e col pronome tuo, la definizione di Dio. Per cui Dio è di sua natura il consolatore. Allora stare attenti appunto quando avete queste consolazioni, ringraziare Dio, sono il nostro cibo quotidiano, sono quelle che ci spingono a tutte le buone azioni, e quando facciamo una cosa per sforzo la facciamo pagare agli altri. C'è proprio la forza del ministero e la consolazione, come vedete in Paolo. Ed è chiaro anche il cammino di esperienza che tutti abbiamo. Infatti qualche volta facciamo del bene perché siamo distratti, non siamo concentrati sui nostri problemi, e per distrazione non siamo lì e allora ascoltiamo l'altro. E l'altro non si sente più solo perché si sente ascoltato, solo per questo, mica perché gli hai dato i consigli. I consigli sono tutti stupidi in genere. Come insegnare ai gatti a arrampicare, lo sa meglio di me cosa deve fare l'altro. Ha bisogno di essere ascoltato e accolto, poi impara ad ascoltare e a togliere. Mentre noi imperversiamo sul dare ordini, uno è triste e si contenta. Bravo, grazie. Mi dai anche sensi di colpa che non lo sono. Accoglie la sua tristezza. E vedi il perché, e magari ha motivi profondi. Va bene. Allora questo è il linguaggio di Dio ed è importante che sia articolato, perché diciamo Dio mi dice niente, stai attento che magari ti sta parlando proprio aumentandoti la fiducia, la speranza e l'amore. Quindi non smette mai di pregare i tuoi impegni perché non hai quel fervore, perché capita che in noviziato eravamo tutti così bravi e adesso siamo regrediti, non è così, la sorella ride, diciamo. Ero più bravo da novizio, pensavo di farmi santo, e chi non lo pensava? Adesso ho visto che sono santo, sono figlio di Dio come sono. Va bene, adesso vediamo la desolazione, che è il linguaggio tipico del nemico, di Satana. Desolare vuol dire lasciare uno solo, come consolare, stare con uno che è solo. Il nemico ti fa sentire in solitudine, e la solitudine è il principio di tutti i mali. Sono rimasto solo io, dice Elia, no? Tranquillo, ce ne sono altri 7.000 con te, 7 è il numero di totalità, 1.000 d'infinito. Ma uno pensa, sono proprio solo io, sì, il mal di denti tu e tu, ma l'altro magari c'è un tumore che è più serio. Quindi questo è sentirsi soli. Che vuol dire concentrarti sui tuoi limiti, sui tuoi disagi, che occorre concentrarsi sui propri disagi, sta meglio se non ci si concentra. Tutti quelli che abbiamo li possiamo sopportare, è il pensarci che non si riesce a sopportarli, perché in genere quel che pensiamo è la previsione di quel che capiterà, siccome non è ancora capitato diventa insopportabile, è puramente immaginario. Mentre le difficoltà che ci sono tutte sopportabilissime, e se non ci arrivi fai senza, no, anche il dolore, se è troppo svieni, no? Ma l'insopportabile, proprio se vedete nella vita, è ciò che si immagina, appunto, insopportabile non lo puoi portare perché non c'è, ci sono tutte le nostre fantasie, perché il nemico è specialista nel giocare nelle illusioni,
Allora, quali sono le caratteristiche del linguaggio del nemico? Esattamente il contrario. Selah era luce, fuoco, qui è oscurità, turbamento. Quando sei all'oscuro ti blocchi per forza, se no sbatti contro il muro ti fai male. Inclinazioni a cose basse e terrene, inquietudine di vari tipi di agitazioni, tentazioni. Noi facciamo l'errore di credere che queste cose siano tutte sbagliate. Quando volete fare il bene, queste cose le avete tutte, come le ha avute anche Gesù, fino a sudar sangue. Allora, forse la nostra mentalità, che non è più abituata a far fatica, non so se è capitato qualche volta che addirittura all'inizio, come si apre il computer, così, ci vorrà l'apriscatole oppure almeno un coltello con la scalpello. Ecco, quando si è inesperti, la tecnologia facilita tutto, no? Ma se uno non la capisce, non riesce neanche ad aprirlo. Ecco, stiamo attenti che nella vita spirituale non c'è tecnologia che tenga, si fa fatica. Se non la fai fare agli altri, non c'è difficile. La fatica ci istruisce, ci rende forti, ci rende umani. Mi ricordo in Africa quando ero andato 40 anni fa circa in Mozambico, siccome non c'era la jeep andavo a piedi anche 20-30 km, a me piace. Allora mi mettevo dietro uno che camminava, l'altro vedendo un bianco che camminava, dicevo no, questo è uno stregone, perché il bianco è uno che non ha fatto l'iniziazione, non sa farne fatica, di sopportare le sofferenze, vedo uno che cammina, ma... e poi ero più nutrito di lui, allenato perché vado in montagna, ero rimasto poi con un po' di barba bianca, ero rimasto spaventato, che mostro è questo, semplicemente perché mi divertivo a camminare. E davvero è la virtù, vuol dire l'esercizio fisico in questo caso, vuol dire forza, è quello spirituale, esige sforzo ma poi non fai più sforzo, che ti allena. E perché i ragazzi amano molto gli allenatori, che impone le regole dure, ma non spirituali, di esercizio fisico? È perché hanno dei risultati e vedono che il loro fisico è meglio di quel che pensavano. Così ognuno di noi dovrebbe impegnarsi davvero nelle cose, poi si accorge che può rendere molto di più. Si crea una virtù questa, è l'abitudine a fare il bene. Se no ti costa sempre, se ogni azione buona che fai ti costa l'ira di Dio, tanto vale fare quelle cattive. Quello ci costa niente, basta scivolare. Però senti dopo la botta, quindi non vale la pena. Queste qui invece c'è da esercitarsi positivamente nella vita spirituale. Appunto è una lotta e lo tira fuori sempre Paolo, no? Dice, addirittura si paragona al pugile, no? Era molto atletico Paolo, si capisce. Allora, la prima è proprio le tenebre, turbamento, inclinazioni. Quando volete il bene sappiate che subito vi vengono queste tentazioni. È il nemico che ci vuole ostacolare, con tutti i se, con tutti i ma. Dio non ti parla mai con queste cose, ti dà la luce dicendo stai facendo una cavolata se fai queste cose. Ma non ti dà oscurità, non ti dà turbamento. Ti dà una voce amica che dici cala, dai, forse. Non so se è chiaro. Quindi non seguire mai queste voci, perché queste voci noi ci stiamo dentro giorni, ore e anni anche. E consumiamo tutte le nostre energie ad ascoltare queste, e invece pedata nel sedere e vada. Tornano lo stesso, non preoccupatevi. Dopo, queste tra l'altro tentazioni sono molto sensibili, in genere anche Dio le permette perché uno non si faccia illusione di essere arrivato molto in alto. Vi viene in mente tutte le cose peggiori, io strozzerei quello. Capita. Così capisco che non mi differenzio in nulla dal delinquente e ringrazio Dio perché sono anch'io come lui. Questo è molto sensibile, è chiaro che strozzerò nessuno. Però quante volte si manca di pazienza, se non ci fosse questo rompiscatole, vuol dire se non esistesse, vuol dire l'ammazzarlo spiritualmente, no? Però dico, sono momenti che passano. Di queste ci accorgiamo, ci spaventano tanto, ma non abbiamo paura di queste.
sono segno che stiamo facendo una cosa giusta, allora vengono dal nemico, mandiamole via e facciamo ciò che stavamo facendo. Perché tra l'altro, se voi vi mettete a pregare, subito viene in mente qualcosa da fare, non è così? Anch'io quando bisogna essere distratto perché non riesco a cavare un ragno del buco su un'idea, ok, ho scoperto il trucco, mi metto a pregare, subito mi distrago, e quando sei distratto ti vengono in mente le cose giuste, no? Perché la mente è libera. Va bene. C'è invece una forma di desolazione che può durare tutta la vita e che è diabolica davvero. Sfiducia, mancanza di speranza e di amore. Una vita spirituale piatta. Non la disperazione, che quella almeno ti vorrebbe far suicidare, dici no, non lo faccio. Mancanza di speranza. Quante volte le dici, spero più niente. Non ho più nessuna fiducia. Né nella Chiesa, né nei miei confratelli, ormai è così. E poi amore, ma amore è troppo grosso, una certa tolleranza, viviamo in pace. Questa è quella che chiamavano il demonio meridiano, il monaci antico, la chedia, la cidia, cioè ormai non ti preoccupa più della vita spirituale, andiamo così come viene, senza infamia e senza lode. E tante volte ci capita di passare periodi molto lunghi così, questa è molto pericolosa. Allora il Signore ci dà qualche sventolo che ci risveglia, ma già percepire quello, sapere che è una cosa grave. E poi un'altra che non è del tutto insensibile, ma non è così manifesta come l'oscurità e il turbamento, è la pigrizia, la svogliatezza, la tristezza, il senso di lontananza del Signore. Il Signore non si fa sentire. Cosa che si faccia sentire, scusa? Se vai lontano il più possibile, fai i cavoli tuoi. Comunque il nemico ci tenta anche con queste cose nella preghiera, e allora cosa faremo? Preghiamo lo stesso, anche nel nostro ministero, lo facciamo lo stesso. Quando si parla di tribolazioni, sono tribolazioni, però si vince 10-7, ecco perché il Signore è con noi. Quindi conoscere questi sentimenti è importante, perché se no agiamo secondo questi sentimenti senza neanche sapere che sono sbagliati. Di sapere quelli vengono da Dio e ringraziarlo, perché la fede è il ricordo dei doni ricevuti, e la fede ti dà speranza, e la speranza ti fa amare. Se non hai questa attenzione ai doni che Dio ti fa quotidianamente, infinite volte, non conosci Dio, perché Dio si manifesta dentro il cuore dando questa gioia, letizia, queste buone ispirazioni. Quindi c'è tutta la vita interiore che non è fare le mie pratiche spirituali, è la vita spirituale, che dura 24 ore al giorno, come l'Eucaristia, appunto. Ah, bene, adesso possiamo andare anche a mangiare. Sede della sapienza. Adesso vediamo nella regola quinta come bisogna comportarsi durante la desolazione. E prima faccio una premessa, che evidentemente quando prendiamo una decisione buona è perché in quel momento ci sentiamo consolati, ci pare bella, buona, e ci buttiamo. No. Ecco, poi, come quando Israele uscì dall'Egitto, che entusiasmo, anche lì che cantavano le donne, veramente grande il Signore, il Cantico di Maria, subito dopo cominciano le tentazioni. Fossimo stato là che ci avevamo le pentole di carne già pronte, lì meglio morire là che c'erano anche sepolcri, venire in questo deserto. Cioè, quando prendiamo una decisione giusta, siamo subito tentati. Siraci di Dio è uno, figliolo, se ti presti a servire il Signore, preparati alla tentazione. La tentazione non è una cosa negativa,
È come se tu esci da casa tua e c'è un sentiero che sale e l'altro che scende. Qual è la prova che stai salendo? Che fai fatica. Scendere non ne fai nessuno, poi dopo risalire te lo vedi dopo. Quindi evidentemente il bene costa, lo paghi prima. Il male lo paghi niente, lo paghi dopo, è molto caro. È facilissimo il male, è banale, basta andare giù. Prima di tutto non dovevi scendere, terzo finisci nell'abisso, quarto non riesci a uscirne, sono con grande difficoltà. Quindi il male è facile, è banale. Il bene, una volta che lo decidi, hai le difficoltà. E io mi meraviglio dei giovani quando si lamentano, che fatica, scusa. Cosa credi di fare nella vita? Si capisce che non eri abituati né a fare i contadini, né a camminare, né a lavorare. Al massimo hanno visto il computer, hanno fatto quei giochetti lì tremendi che si ammazzano ma solo coi bottoni, con le guerre stellari vagando nel mondo, ma non hanno mai provato neanche a vedere che fatica è vivere, è normale. Quella lì è pazzia, quella lì. Ma è chiaro che costa fatica il vivere. Poi si vede che fa niente, c'è fatica. La fatica è la fantasia, la paura di lavorare. Se uno è allenato, andare in montagna si diverte, mica fa fatica. Se uno non è allenato fa fatica vera, però se andare in montagna avesse un senso e uno si allena, vale la pena. E ce l'ha. Ti alleni alla fatica. E questa parola tentazione, anche Gesù fu tentato subito dopo la decisione di iniziare il suo ministero come Israele, e le tentazioni sono usare quegli strumenti più facili per raggiungere l'obiettivo o per rinunciarci perché sono troppo difficili. Quindi subito, presa la decisione buona, tranquilli, siete tentati. Se tu allora dici cambi subito parere perché sei tentato, prima di tutto se sei tentato è probabile che la cosa sia giusta, perché se fosse sbagliato non ti viene la tentazione, ti spinge. Vuol dire che devi abituarti. E la parola tentazione in greco peirazo, peir vuol dire la punta che serve per passare di là e buca con fatica, ma poi è la stessa radice di esperienza, che l'esperienza la fai passando con fatica al di là, è la stessa radice di pericolo, perché c'è il pericolo passando, che non riesci a passare. Difatti la stessa radice serve per il guado dove passi, e c'è il pericolo di perire anche, ci puoi restare, oppure di diventare perito, esperto. C'è tutta la stessa radice. Che cioè l'esperienza è un rischio, cioè la tentazione è un rischio, ma in realtà ci rende esperti e periti nella vita. Altrimenti, se quando noi prendiamo una decisione troviamo difficoltà e torniamo subito indietro, non combineremo mai nulla nella vita. Cioè, è chiaro che si fatica. E più vai avanti, meno fatica fai, anche se le difficoltà sono maggiori. Più uno fa fatica vuol dire che proprio è abituato a una vita molto comoda e non è abituato a far nulla. Quello fa molto più fatica. Uno che è allenato, c'è Ghidoni lì, uno di Brescia, che ha vinto sempre le traversate dell'Alaska d'inverno a piedi, dando 2, 3, 4 giorni di stacco al secondo. Per lui non è fatica, è allenatissimo. Si alza ogni mattina, fa qualche corso di qualche migliaia di metri in montagna, e poi coltiva, siccome è molto noto in America, volevano sponsorizzarlo dei grossi proprietari terrieri americani, e dice no, ma a me non mi interessano i soldi, mi piace, lo faccio perché mi piace, poi sono allevatore anch'io, quante mucche hai? 12? 12.000? No, 12. È appena alzato, governa le mucche, come si dice, poi rompe il ghiaccio e si mette dentro la fontana ghiacciata, poi va a correre sul monte e poi riprende il lavoro. Chiaro, questo fa poca fatica. Che sua figlia, lo dico questo che già è banale, ma sua figlia era sua a Trento, si era rotta la caviglia sciando, lui che parte dalla nostra valle guarda i treni, e non c'era, lui la macchina non ce l'ha, allora è partito a piedi d'inverno, è arrivato prima che arrivasse il treno, il mattino dopo su a Trento.
cioè, è gente allenata, e nella vita spirituale è così che bisogna fare. Paolo è un atleta. Se voi guardate la seconda lettera ai Corinzi, di cosa si vanta? Di tutte le tribolazioni, di tutte le contrarietà, ma non perché è orgoglioso e forte, dice, e quando sono debole, è allora che sono forte, perché? C'ho la forza di Cristo, non posso più contare sulle mie. Quindi proprio, allora la prima regola, vabbè, non l'abbiamo letta ancora, è la riga. Resta saldo, è la quinta, nei propositi che avevo il giorno precedente, quando sei desolato non fare mutamenti, dice la regola, e resta saldo nei propositi che avevi il giorno precedente a tale desolazione, o nella decisione in cui eri nella precedente consolazione. Infatti, mentre nella consolazione ti guida lo spirito buono, nella desolazione ti guida quello cattivo, con i cui consigli non puoi imboccare nessuna strada buona. Quindi d'accordo, quando si prende una decisione, si è tentati, viene la desolazione, si reagisce, non lo si asseconda, se no non combinerò mai nulla nella vita. Se stai camminando, hai visto il sentiero e c'è la nebbia, cosa fai? Cambi sentiero, è pericoloso. Continua su quello che sei quando hai visto, perché viene anche subito la nebbia dopo, quando hai preso le decisioni giuste, perché vedi le difficoltà, si va avanti. E allora si impara a vivere, se no vivo sempre di quel che capita, non sono mai sicuro se una cosa è giusta o sbagliata. Sappi che se hai preso una decisione buona, ti accorgi che è buona perché è per il Signore e costa fatica, e falla. Poi ti vengono mille difficoltà, dico, ma forse è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché non hai voglia di farla. Falla, poi vedi. Come per pregare è lo stesso, sembra una gallina che non trova mai il posto per far l'uovo. Determino il tempo e poi, quando è il tempo, non lo faccio mai, supponi, no? È chiaro che non pregherai mai. Infatti, se volete avere distrazioni e tentazioni, mettetevi subito a pregare e vi vengono. E bisogna abituarsi a superare queste cose e non dipendere. Quindi questa è la prima regola in desolazione, non prendere mai nessuna decisione. Noi normalmente quando siamo arrabbiati prendiamo una decisione, quando siamo depressi prendiamo l'altra, cioè, dipendiamo sempre dallo stato d'animo del momento, come se l'universo fosse il mio stato d'animo, scusa. La realtà è la realtà, qualunque sia il mio stato d'animo, stia bene, stia male, sia triste o sia contento, se mi sta venendo addosso il camion mi sposto, no. Agisco di conseguenza. E così nella vita, quando ho visto che certe cose sono da fare, qualunque sia il mio stato d'animo, le faccio. Se no, non farò mai nulla, perché proprio è tipico del nemico, quando hai preso una decisione giusta, subito darti tutte le difficoltà in modo tale che tu non decidi, come Ignazio quando aveva deciso, dice, ma io non ce la farò a vivere 70 anni così, o Antonio, cioè, tanto cominciamo oggi. Dico così perché normalmente noi cambiamo sempre decisione quando siamo desolati. Quando incontriamo difficoltà, cadiamo d'animo, invece dobbiamo fare come dice Giacomo 1:2, ma siate colmi di gioia quando subite ogni sorta di prove. Buon segno, vuol dire che la vostra fede si purifica. Così 1 Pietro 1:6, siate colmi d'allegria se dovete essere provati in molti modi come l'oro che viene purificato al fuoco 6 volte. Cioè, proprio è la prova e la tentazione che ci rende forti. Perché se tu vai in montagna in salita, ma per non far fatica, se su per il taperulando, per far meno fatica, mettiamola in discesa, così faccio meno fatica. Sì, non imparerai mai a salire. Ecco, allora, è la prima regola proprio della vita spirituale, questo sapere resistere alle difficoltà. Anzi, dice Ebrei 12, credo, intorno al 10, dice, come se voi siete senza prove, non siete dei figli, ma dei bastardi, perché Dio
cioè, non risparmia la verga ai suoi figli, cioè li bastona un po', e voi dice non avete resistito ancora fino al sangue nella vostra lotta, andate avanti, e se non avete prove dice siete bastardi, non figli, perché Dio corregge colui che li ama. Quindi un altro modo di leggere, soprattutto nella nostra cultura che è del tutto e subito e tutto è facile, si legge la realtà. Facile è solo il male, che però dopo lo paghi molto caro. Il bene è duro, è difficile, ma mica tanto. Se cominci a farlo è piacevole, ed è più difficile fare il male tutto sommato. Devi però allenarti. Quindi davvero la vita spirituale è un allenamento. Altrimenti siamo smidollati. Oggi mi piace, oggi sono triste. Che mi hai preso, sei triste, non ti piace o non ti piace? Scusa. Perché siamo bambini di 3 anni, li si educa anche a loro, o questa minestra o salti la finestra. E noi invece da adulti spiritualmente rischiamo di essere proprio dei mocciosi che non... E stiamo attenti, ecco. Quindi la prima regola è cosa non fare in desolazione. Non cambiare. Volevi fare quella cosa? Falla. Seconda regola, che è la sesta, qui, nella desolazione devi non cambiare i primi propositi, ma ti gioverà molto reagire contro la tentazione, restando per esempio più tempo nella preghiera, nella meditazione, allungando gli esami e facendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria. Quindi quando sei desolato, invece di si mettere di pregare, prega un po' di più. Oh. Così il nemico la smette di tentarti, perché se il risultato è che preghi di più è meglio non tentarlo. E capite, questo reagire contro è importante, perché se mi alzo una giornata, no, mi capita spesso di alzarsi col piede sinistro e poi c'è nuvolo, allora cosa fai? Pensi a tutto il male che c'è al mondo, no? Tutte le difficoltà. Poi cosa fai? Non ti risuoni neanche gli scuri, cosa vuoi? Poi telefoni a un amico depresso, e vai avanti. E arriva la sera, hai combinato niente e sei depresso. Giusto che sia depresso. E il giorno dopo, un po' peggio, perché avendo già fatto così il giorno prima, il giorno dopo continui. C'è gente che passa dei decenni così. Ecco, diventa... coccolare il nostro male, no? Ce lo coltiviamo così bene che ci imbozzoliamo dentro e non ne usciamo più, ed è brutto questo. Invece reagisci contro, fai esattamente il contrario. Quando non voglio pregare, prega. Non voglio studiare, studia. Non voglio fare quella cosa, falla. Impari a essere libero del tuo, di non essere una banderuola, altrimenti non faremo mai niente, sapete, perché tutto sommato la vita costa fatica, però ti premia. Se invece vuoi evitare la fatica, semplicemente faticheranno gli altri che stanno vicino a te e tu cadrai nell'angoscia, perché non far fatica, siccome abbiamo energia e non le usiamo, ci cascano addosso, oltre che combinare niente. E poi saremo come... A me fa impressione, dicevo, ma che fatica faccio nella vita religiosa, cosa stai facendo? Niente. Ah, per quello sarà. Fai qualcosa che farei meno fatica. Allora, la settima regola, che dice cosa pensare nella desolazione. La prima dice cosa non fare, cioè non seguirla. La seconda cosa fare, fa esattamente il contrario. La terza cosa pensare. Quando sei nella desolazione, considera come il Signore ti lascia nella prova, affidato alle tue forze naturali, perché tu resista. Puoi farlo con l'aiuto divino che ti resta sempre, sebbene non lo senta chiaramente. Il Signore ti ha sottratto la sua consolazione, ma ti lascia sempre la grazia per combattere efficacemente il male. Ecco, devi pensare che la tentazione sia una prova.
Le prove sono come le prove dei compiti, e sono dei compiti da fare per superarle. La prova non è fatta per cadere, e nessuna prova è superiore alle nostre forze. Lo dice Prima Corinzi 10.3. Prima Corinzi 10.3, o giù di lì, perché è quando dice che fu tentato Israele. E come fu tentato Israele, quel che è scritto e quel che capita anche a noi. E 10.13, scusa. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umani. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla, se no non sarebbe Dio. E se una prova è impossibile, sappiate una cosa, è impossibile saltare un ostacolo di 10 metri. No, chi ti ha detto di saltarlo? Cioè, vuol dire che sono giochi di fantasia, poi devi andare oltre. Cioè sono le nostre fantasie delle grosse difficoltà, se notate, che la realtà è quella che è. È perché vogliamo fare cose contro la realtà, e chi ti ha detto di fare contro la realtà puoi aggirarla. Ed è importante perché anche se tu vedi la difficoltà e resti incantato, come dal serpente ci caschi in bocca. Tant'è vero che il Salmo 25 al versetto 16 dice: tengo i miei occhi rivolti al Signore, egli libera dal laccio il mio piede. Sembra una stupidità, no? Dico, se c'è un laccio al piede e tu guardi in alto ci caschi. Noi invece se guardi in alto non ci caschi, perché il laccio diventa laccio, la tentazione diventa un laccio, perché più la fissi più ti incanta, come quando hai paura di cadere che ti butti tu. Quindi guarda il Signore, non la difficoltà. Non so se è chiaro, perché se fissi la difficoltà ti occupa tutto il campo e tutto l'universo è una difficoltà, e di fatto in genere facciamo così. Per cui invece ti devi anche dire se proprio è un laccio. Ma normalmente i lacci sono tutti immaginari. E qui sapere che noi abbiamo la forza e che la difficoltà e la prova è davvero l'allenamento della vita spirituale, come è lo studiare per lo studio che ti fa imparare, perché sono studi non impari, il lavorare nel lavoro, così è nella vita spirituale, è proprio la difficoltà, cioè in fondo il combattere contro le resistenze del mio egoismo che mi rende capace di amare. Se no combinerò mai nulla. E quindi non aver paura, non sbagli, l'errore è quello di... E ma guardate che è istintivo, perché quando decidi una cosa buona subito ci sono gli ostacoli. Subito. Va bene, è buon segno, vuol dire che una cosa buona il nemico ci tiene che tu non la faccia, tu falla. E circa ancora le difficoltà. Ho presente un racconto, 600 storie zen, che c'era un generale Nobunaga, importante in Giappone, che ha unificato il Giappone se non sbaglio, che vinceva tutte le battaglie. Generale invincibile. Una volta in una battaglia decisiva erano 10.000 contro 20.000, cioè anche gli altri samurai non sono scemi, sono capaci di guerreggiare. Lui ha esaminato bene la posizione, era sicuro di vincere, ha detto ai suoi soldati di attaccare perché avrebbe vinto. E loro dicevano, no, stavolta non vinciamo, sono il doppio di noi, poi l'opposizione, poi così. E lui dice, andiamo al tempio, shintuista che c'è qui vicino, gettiamo la moneta. Se esce testa attacchiamo perché vinciamo, se esce croce ci ritiriamo. Butta la moneta, esce testa, allora tutti all'attacco, fanno fuori tutti i nemici. E poi il suo attendente in capo dice, è proprio vero, c'è nulla contro il destino. Dice, sì, è proprio vero, tira fuori la moneta, aveva due teste. C'è la decisione tua che vince, mica la... Il destino lo determiniamo noi con le nostre decisioni. E noi su questo siamo sicuri perché la croce l'ha già portata a Gesù, quindi davvero lavoriamo sulle due teste. Per questo Paolo dice, quando sono debole è allora che sono forte.
in Colossi 12:10, credo, che dopo essersi vantato di tante cose, di tutte le difficoltà, e poi dice, e poi si è vantato anche che col corpo senza corpo ho visto cose che nessuno mai ha visto, eccetera. E poi Dio, perché non montasse in superbia, mi ha dato un pungolo nella carne, un angelo di Satana che mi schiaffeggia, io gli ho chiesto di liberarmi, non me ne ha liberato mai, e poi conclude, e quando sono debole che sono forte. Cioè anche in questa cosa che lo scocciava tanto, la sua forza, era il fatto di avere questa debolezza. Chissà perché. Per conoscere lì la grazia di Cristo. Adesso vediamo la regola di Bertoldo, l'ottava. Cosa pensare quando sei desolato? Quando sei desolato, rafforzati nei sentimenti contrari, cosa sperare? A quelli che senti, e pensa che presto sarai consolato. È la regola di Bertoldo, che quando pioveva era contento perché poi viene il sole, quando c'era bel tempo era triste perché poi viene la pioggia. Ora, sembra banale questa regola, in realtà è molto importante, perché le difficoltà diventano enormi e insormontabili, soprattutto perché pensiamo che sarà sempre così. L'idea che sarà sempre così te lo rende insopportabile, cioè cedi subito. Sarebbe come se tu sei lì tranquillo nel corridoio e passa uno e tu pensi, adesso mi pesterà il calo, mi pesterà il calo, adesso arriva, arriva, poi non solo me lo pesterà, si fermerà sul mio calo, poi ci sarà un quarto d'ora, mezz'ora, appena passa vicino gli ha già dato una pedata, perché non ne puoi più, è insopportabile. Poi nelle nostre relazioni, per esempio, le persone sono insopportabili tutti gli altri, perché ci stanno sullo stomaco, perché sarà sempre così, sarà sempre, non cambierà mai. Prima di tutto non devo starmi sullo stomaco perché non devo mangiarli, però li mangio, pazienza. Dopo una cosa, e mi aveva illuminato molto quello che mio amico Filippo a una ragazza sua di scuola, che poi era adulta, sposata, aveva in casa la suocera, non ne poteva più, era comprensibile. E la terza, quarta, dieci volte che lo dice, ogni tanto diceva parole anche ispirate, così, che sembravano contraddittorie, dice, ascolta, sarà sempre peggio. L'altro è rimasta, prima cercava di consolarla, non c'era rimedio, ha detto, sarà sempre peggio. L'altra si è arrabbiata, se n'è andata. Poi ci ho pensato, su, allora vuol dire che oggi è meglio di domani, allora godiamoci oggi, è cambiata la sua relazione. Perché il fatto che sia la cosa lunga, eterna, e che poi peggiora sempre, le sofferenze insopportabili, se voi guardate bene, sono tutti lavori di fantasia, che quelle che ci sono tutte sopportabili, al massimo svieni, quindi le sopporti lo stesso senza volerlo. Ma l'angoscia e le previsioni di ciò che accadrà, soprattutto nelle relazioni, raggiunge limiti di sofferenza enorme in tutti noi. Perché è la previsione che non cambierà mai. Invece è tranquillo, al massimo dura 80 anni, mica. Poi cambia. No, e poi davvero, se notate, il passaggio dalla desolazione alla consolazione è molto frequente. E se voi pensate che sarà sempre brutto tempo, vivete sempre tristi, mentre invece anche quando c'è brutto tempo è necessario anche la pioggia, godiamoci anche quella, e poi verrà il bel tempo. E così nelle relazioni, sapere che le difficoltà sono brevi e di un momento, che servono per darci energia a capire meglio la realtà mia e dell'altro, perché in fondo nell'altro vedo la mia. E lo vedo meglio, e per quello mi è insopportabile, che se no, se non mi riguarda, cosa vuoi? E allora, così, queste sono le regole della desolazione. Allora, cosa non fare? Non cambiare decisione. Cosa fare? Esattamente il contrario. E come pensare che ogni desolazione è una prova che ti serve per crescere.
e con la prova c'hai la forza per superarla. Cioè, come il professore non è una carogna che ti dà dei compiti da fare che non sei capace per darti 4, ti dà una prova che mediamente tutti potrebbero superare. Così Dio ci dà tutte prove a nostra portata di mano. E poi cosa sperare? Ecco, che le cose cambiano. Difatti cambiano anche repentinamente. Va bene. Domani vedremo invece cosa si fa nella altre cose, insomma, e tre regole generali. Innanzitutto una premessa che ritengo ovvia: gli esercizi spirituali sono esercizi spirituali. L'esercizio serve per un'altra cosa, non è come le pratiche devote che servono alla propria devozione, chissà poi a cosa serve, per diventare così belli e untuosi che Dio non ti può più prendere. Gli esercizi servono per fare qualcosa spirituali, per fare che cosa? Per togliere gli affetti disordinati, ordinare la propria vita secondo la volontà di Dio, se no è perdita di tempo, se no è tutta quella pia devozione che eleva l'anima a Dio e poi mette il culo in terra e tutto è peggio di prima. Per cui vedere quali sono i punti da riorganizzare, cioè servono per riformare la vita, e ogni giorno è da riformare, come più o meno ogni tanto laviamo anche le calze, se non ci si accorge. Ecco, è un momento di purificazione, è tutta la vita una purificazione ed è un impegno. Questa è la prima cosa, quindi, ecco, non è da fare buoni propositi, ma vedere la propria vita, se è ordinata bene, la preghiera, il tempo, i miei doveri, le priorità, sapere perché sono al mondo, se sono al mondo per il mio lavoro, per esempio, o per qualcos'altro. Se i miei fratelli sono funzionali al mio lavoro, tante volte il ministero, appunto, gli altri sono funzionali al mio ministero, o il mio ministero è funzionale agli altri, cioè, vedete, ecco. Far sì che i mezzi siano mezzi e il fine sia uno solo, che è Dio e il servizio del Signore e dei fratelli, non servizio a noi, o ai nostri progetti. Che i nostri progetti, nella migliore delle ipotesi, sono come quel labirinto che consiglio di farlo, perché è bello, perché il progetto chiaro è arrivare al centro, in un passo sei lì e vedi invece tutti i giri che devi fare. Non dare per scontato che tutti sappiano cos'è e dov'è. Non sapete cos'è il labirinto, sapete, però c'è lì. A percorrerlo è la metafora della vita, perché devi sempre cambiare direzione, eppure tu, il tuo cuore è già lì al centro, che vorrebbe andare lì, già il primo passo arrivi qua lì, ti manda di qua, poi ti fa tornare indietro. E la nostra vita è piena di questi angoli, e Dio scrive la nostra storia in modo che non sia un arrivare al centro, se no ci poteva creare già morti nella gloria. Invece vuole che la nostra vita sia ricca, come uno può avere la gestazione di 7 mesi, magari nasce senza una gamba, senza un orecchio, senza pazienza. No, vuole che sia una gestazione completa e libera, cioè che la nostra libertà, la nostra identità sia la nostra libera risposta all'amore. E tutte le svolte della vita sono quelle che ti portano a Dio. No, quando vai dritto stai tranquillo, stai facendo la tua santissima volontà senza dubbi, stermini a destra e a sinistra, calpesti anche gli elefanti se ci fossero in mezzo e fossi capace, ma non fai il disegno di Dio, il quale si serve di tutte le... Se voi guardate gli Atti degli Apostoli, anche i Vangeli, la vita di Gesù e l'apostolato degli Apostoli va avanti per ostacoli continui. Ogni ostacolo è una progressione, non si può andare andiamo di qua. Qui non si può andare di là. Pietro, per esempio, superati gli ostacoli a Gerusalemme, che l'ha messo in prigione perché è stato provveduto
all'inizio con l'entusiasmo della Pentecoste, poi ho moderato il tiro, ho detto basta andare al Tempio tutti i giorni e fare il devoto. È stato per 12 anni senza persecuzioni, tranquillo, e non si squassava dal cenacolo dove era riverito e servito. Ha dovuto stanarlo Dio in modo strano perché diventasse cristiano e apostolo. Vabbè, per dire, no? Sì che ha fatto 3 anni con Gesù, ha avuto bisogno di altri 12 anni di gestazione prima di uscire fuori dal carcere che era lui stesso, i suoi progetti, di fare il bravo giudeo, ormai so tutto bene, tutto in ordine, rompevano un po' con gli ellenisti lì, quel Paolo poi ancora di più perché era troppo capace, mandiamolo a casa sua e viviamo in pace. Punto. Bene, la sapienza anche di questa regola che abbiamo fatto è che pone come nona regola come interpretare la desolazione. Spiego, perché noi la prima cosa che quando sono triste sto lì a analizzare perché sono triste e vedere tutti i motivi per cui divento più triste. La prima cosa, sono triste, viene da Dio la tristezza? Sì, perché ho ammazzato uno. Beh, allora pentiti. Non hai un motivo? Bene, allora cacciala via e fai qualcosa di più interessante. Anzi, fai il contrario di quel che ti suggerisce. Cioè, prima suggerisce gli accorgimenti pratici. Non assecondare mai la desolazione, non prendere mai decisioni, fai quel che stai facendo e quella cacciala via. Anzi, fai qualcosa di contrario esattamente. Poi sappi che la puoi superare, poi sappi che se non riesci a superare passerà, perché agosto tutto a posto, ammazzare le persone e spalare la neve è inutile, agosto tutto a posto, cioè, è il tempo che ci pensa alle cose. Mentre adesso, come ultima regola, pone come interpretare la desolazione, non a regola, ed è importante, e poi vedremo la strategia del nemico alla fine. 3 sono le cause per cui sei desolato. La prima è perché sei lento, pigro, negligente, è colpa tua se la consolazione spirituale si allontana da te. Scusa, fai i cavoli tuoi e pretendi che Dio ti consoli? Vuoi che tutti facciano quello che vuoi tu e tu fai quello che vuoi tu e vuoi la consolazione spirituale. E fatti solletico e basta. Puoi fare se vuoi il carismatico cantando alleluia fino a quando vai in trance. Ma quella non è consolazione spirituale. Cioè, questa allora è la prima regola, cioè regola la tua vita, cioè vuol dire che non stai facendo la volontà di Dio ed è un rimorso questo per sé, non è desolazione, so se è chiaro, è la voce di Dio che ti dice datti una regolata, perché ci capita spesso anche a noi di passare periodi molto squalidi, oh che desolazione, ma cosa fai tu? Vabbè, per forza sei desolato, facendo una vita simile. Vorresti essere anche consolato, scusa. Vai domani a sera, i cavoli tuoi combini niente, vuoi anche essere consolato. Impegnati nella vita. Se poi facendo l'esame di coscienza, per questo Sant'Ignazio come preghiera obbligatoria pone solo gli esami di coscienza, quello generale e quello particolare. Perché è lì che vedi come vivi e quanto devi pregare e come. Se facendo l'esame di coscienza ti accorgi che fai bene il tuo ministero, lo fai per amor di Dio, e preghi anche il tempo stabilito, hai variato i modi per vedere se ti riusciva meglio, e ti senti arido, ecco, questa non è desolazione, questa aridità. E capita a tutti quelli che pregano che in noviziato Dio ti dà tante caramelle perché così ti adesca, poi te le tira via, se no tu vuoi solo mangiare caramelle ti fa male ai denti. Quindi è una purificazione questa desolazione. E non è desolazione, ma è aridità. È un pochino quella che è chiamata la notte dei sensi. Sento niente, ma mica prego perché devo sentire qualcosa io. Io sento niente. Piace a Dio, va bene, resto lì. Mica deve piacere a me. Se no è veramente una cosa orribile. Quelle che pregano così tanto, e c'hanno tutti gli strumenti per pregare, che anche il Papa aveva definito autoerotismo spirituale, questo prima di diventare Papa, quando era Santo Uffizio.
Cioè, sono come quello che dice in Malachia 3, versetto 13, Dio è l'unica volta che un po' si lamenta, spesso, che povecchio brontolone, però dice: duri sono i vostri discorsi contro di me. È l'unica volta che li trova duri, sono duri. Perché cosa dite? Cosa abbiamo contro di te? Noi ti serviamo. Voi dite: è inutile servire Dio, perché che vantaggio ne abbiamo? Agli empi va meglio. Cioè, vuol dire che noi serviamo Dio per avere dei vantaggi noi. Che vuol dire che non me ne frega niente di Dio, mi interessano i vantaggi. Così come i polli amano la massaia, ma non la massaia, amano il cibo. Amano il becchime. Noi amiamo Dio per il becchime che ci dà. Allora ci toglie via il becchime e dice: adesso voglimi bene e basta. Ci attacchiamo ai doni di Dio invece che a Dio. Ed è facilissimo. Star però attenti che diventa una tentazione, perché Dio mi tira via i doni sensibili, perché io purifichi la mia preghiera. E normalmente lì noi smettiamo di pregare. È lì la tentazione. Invece no, si prega un po' di più. Sapendo che fa parte della vita spirituale seria il sentire niente, perché Dio mica è oggetto del mio sentire. Io a mezzogiorno mica sento l'amor di Dio, sento fame. Però per amor di Dio fatterei anche il pranzo. E lo sento di meno, cioè, non è questione di sentire. Non me la sento, cioè, se no non so, è chiaro abbastanza questo, ma guardate che lì normalmente noi non procediamo nella preghiera perché a un dato punto la trascuriamo e non siamo consolati, allora è meglio riformarsi e riprenderla. Poi perché facendola non proviamo consolazione. E vabbè, mica prego per le consolazioni, piace a Dio, basta. La terza invece... Scusa, la citazione è quella anche... È Malachia 3,13. Poi qui io gli dà un compenso d'Antico Testamento, ma vedrai dopo come finiscono gli empi, come vitelli al macello tutti. E non ha letto Giona 4. Che poi si lamenta perché Dio è clemente, longano, misericordioso e grande amore, e queste cose è ciò che vorremmo che facesse lui. Siccome le fa dopo, va bene. Cioè, molti giusti vivono nell'illusione che dopo saranno puniti. Perché, poverini? Vuoi che Dio punisca uno? Siamo noi che li vogliamo punire. Perché non premia noi. È il fratello maggiore che voleva la punizione del minore. Va bene. La terza causa, invece, è ancora più profonda, è un po' la notte dello spirito. Sapere che tutto è grazia. E la grazia non dipende da te. È tutto di Dio. E tu sei colui che riceve tutto. E allora, non solo a questo punto non senti consolazione, ma puoi sentire anche talmente la nullità e il male del mondo, come certamente l'ha sentito Gesù nel sudar sangue, perché forse sei abbastanza purificato per sentire tutto il male e però non hai ancora la consolazione. Comunque questa è preghiera più profonda di tutte e da attraversare anche questa. Ci sono momenti così, come Gesù nell'orto. Ed è lì che nasce la fede e diventiamo figli. Cioè, mi fido di Dio. E lo amo al di là di ogni prova. Non so se è chiaro. Ed è il luogo per la prima volta in cui ci comportiamo da figli. Non perché sento tutto, ma perché ho fiducia nel Padre, al di là di ogni prova. Come Gesù nell'orto, come ci capita a volte nella vita, a piccoli momenti, capitano anche queste cose. Se capitano, buon segno, leggetele positive. Poi la decima regola: quando sei consolato, pensa come ti troverai nella desolazione e accumula nuove forze. Cioè, la consolazione non è un bene di consumo, ma è un caricabatterie. Non serve per ingrassare e mangiare beni spirituali, ma serve per operare.
Tant'è vero che nel ministero normalmente il Signore sempre ci consola e ci dà energia, se no ci spomperemmo subito. Ma ce le dà anche senza che le sentiamo. Poi l'undicesima, quando sei consolato, umiliati. Se no ti servi della consolazione per fare un peccato, oh quanto sono bravo. E quando sei desolato, non deprimerti, umiliati. Dici, è proprio vero, sono così, è la mia verità, non amo Dio, e poi che lo senta. Basta, senza tante storie. Adesso invece nelle altre tre regole si descrive la strategia di Satana quando fa il male, ed è utile capire anche la strategia, perché così si previene i colpi. E la dodicesima regola, questa strategia è strutturata sulla storia di Adamo. Fuggì da Dio perché aveva paura, si è nascosto perché era nudo. Se qui davanti a me fossero tutti i diavoli del mondo a tentarmi, a torturarmi, non potrebbero farmi per sé nulla, perché sono figlio di Dio. Possono farmi paura. Il male lo faccio io per paura. Il male lo facciamo sempre per paura. E la paura è il contrario della fiducia. E qui Ignazio usa tre metafore della sua esperienza di vita: la prima la sua esperienza di donna, la seconda pure, e la terza di capo militare. Ma questo oggi non si può leggere se non capovolta, che dice: il nemico si comporta come l'uomo che diventa debole davanti alla forza e forte davanti alla dolcezza. Infatti, come proprio dell'uomo che litiga con qualche donna per dersi danno e fuggire quando la donna gli mostra il viso duro, mentre al contrario, se la donna, siamo in epoca femminista, quindi è giusto leggerla giusta, se la donna comincia a fuggire a perdersi d'animo, l'ira, la vendetta e la ferocia del maschio sono molto grandi e smisurate. Così è proprio del nemico indebolirsi, perdersi d'animo, indietreggiare con le tentazioni, quando la persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni facendo esattamente il contrario. Allora perché tentarlo, scusa, ci perdo. Ma se al contrario la persona che si esercita comincia ad aver timore, a perdersi d'animo nel fronteggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico dell'umana natura che persegue con maggior malizia il proprio danno, il proprio dannato intento. Cioè quello di farci paura, noi cadiamo sempre per paura. Facciamo tutto il male, facciamo per paura. E le paure sono di due tipi, che in realtà sono uno solo. È il desiderio capovolto, noi desideriamo la felicità e la vita. La paura è quella di morire e di essere infelici. Ed è per questa paura di morire e di essere infelici che siamo lì a custodire la vita e diventiamo infelici e viviamo la morte. Il male lo facciamo tutto per paura di morire. Perché la vita è come il respiro. Il respiro, se non lo mandi fuori vuoi trattenerlo, soffochi e sei già morto. La vita è l'amore. Se vuoi trattenerlo sei già morto. Quindi ogni sentimento di paura non viene mai da Dio. Tutte le volte che Dio si fa annunciare o si fa vedere o sentire nella Bibbia, non aver paura, non aver paura, anche a Maria, non aver paura. 365 volte, cioè, una volta al giorno. Noi agiamo sempre per paura. La paura della morte è il motore di tutte le nostre azioni. Che è inutile aver paura, moriamo lo stesso, solo che moriamo anticipatamente. È inutile affrettarsi. Cioè, il desiderio di vita che diventa paura di morte, ansia di vita. E la metafora un po' della paura è Matteo 14, 22, dove c'è Gesù che cammina sulle acque. E le acque vuol dire andare giù, vuol dire morire. E Pietro di anche a me di camminare. Vieni. Pietro comincia a camminare sulle acque. Quando guarda Gesù sta a galla, quando guarda le acque affonda. E allora fa la prima bolla pontificia: salvami, Signore, salvami. Basterebbe questa come bolla pontificia, le altre sono tutte di più. Le altre sono tutte, e la nostra mancanza di fede che ci fa andare giù.
E la tredicesima regola ci dice che il nemico si comporta come un falso amante che non vuole essere scoperto. Infatti, come l'uomo falso parla maliziosamente e adesca la figlia di un buon padre, la moglie di un buon marito, desiderando che le sue proposte restino segrete, mentre al contrario gli dispiace molto se la figlia scoppia al padre, la moglie e al marito le sue parole, perché comprende che finirà vaziato. Lo stesso modo, quando il nemico ti suggerisce le sue astuzie e persuasioni, vuole che siano accolte e tenute in silenzio, e gli dispiace se tu le manifesti al tuo confessore o ad altra persona spirituale esperta, perché si rende conto che non potrà portare avanti il suo disegno. Perché agisce nel nascondimento il nemico? Perché è menzognero, se la menzogna si scopre non funziona più. Se per esempio quella storia lì del frutto proibito, e il serpente avesse detto a Eva, prendila, e lei invece di nascondersi fosse andata da Dio a dire, guarda questa cosa, è proprio cattiva, oppure posso, cioè, invece di nascondersi, potrebbe dire sì, l'ho mangiata e mi è rimasta indigesta, c'è un buon digestivo. Invece il male è proprio, mi nascondo perché, vuol dire che lui è cattivo. Vuol dire che sotto allora c'è un intento cattivo. Cioè, tutte le cose, tra l'altro tutta la psicologia è basata solo su questo, far uscire tutte le cose che abbiamo nascosto. Perché ciò che noi è nascosto ci fa sempre male. Quelle cose che nascondiamo anche a noi stessi. Anche che inconsciamente nascondiamo noi stessi. Più vengono fuori, più le capisci e ci ridi in faccia. Perché la difficoltà, se c'è e non è nascosta, la puoi superare. Se è alta 10 metri, la giri. Comunque la superi. Se invece è nascosta, ci caschi dentro, inevitabilmente. Anche perché ciò che è nascosto ha un alone di misteriosità che pervade tutto, per cui occupa tutto lo spazio mentale. Se sai che è nascosto, non so, una bestia feroce lì nel bosco dove vai, ma non sai dov'è, sei lì ogni istante, ogni rumore che senti, vivi. Se sai che è là, o la gazzella sa che è là, lo vede in faccia e mangia tranquilla perché è più veloce. Cioè, è il nascondimento proprio ciò che ci toglie la serenità di agire. Anche per questo prendere coscienza dei propri sentimenti negativi è importante, avvertirli, che li puoi non avvertire, ma li fai. Conoscere che sono sbagliati e li dici un po' su se puoi, insomma, un po' alla volta. L'ultima, poi, della strategia corrisponde ad Adamo che era nudo, cioè fragile, vulnerabile, è il limite in fondo. Siamo tutti limitati, abbiamo i nostri limiti. Il primo limite originario è che almeno una volta si era un maschio o femmina, per esempio. Adesso non si capisce bene, però non importa. Ricordo una in treno che non capivo e ho guardato l'orologio per capire se era maschio o femmina, neanche da treno si capiva. E va bene, sono doni di Dio. Allora, l'ultima regola, il capo militare cosa fa? Dopo aver piantato la tenda di comando, osservato le postazioni, la posizione di un castello, lo attacca dalla parte più debole, chiaramente. Così il nemico ti osserva da tutte le parti ed esamina le tue virtù teologali, cardinali e morali, e ti attacca e cerca di prenderti dove ti trova più debole, nella fede, nella speranza, nella carità, nella temperanza, nella cidia, nell'ira, nella gola, nella lussuria. Tieni sotto controllo i tuoi punti deboli, non aver paura che ci siano, conoscili. Se non li conosci resti sempre fregato. Se li conosci è quando sei debole che allora sei forte. È lì che confidi nella forza del Signore. E il lavoro spirituale comincia proprio sui propri punti deboli. L'esame particolare si fa su un punto debole, dove so che cado sempre, e cerco di lottare su questo punto.
di prendere coscienza che c'è, ti accorgi che quella coscienza poi ti dà coscienza di tante altre cose, di chiedere perdono a Dio se cado, di rinnovare il proposito di non voler cadere, di ringraziare quando non cado, e ci si accorge che le cose che, se insomma nell'orto strepi le erbacce invece dell'insalata, ti accorgi che alla fine dell'insalata cresce e le erbacce vanno via, ma se fai il contrario o trascuri è tutto invaso. Quindi c'è tutta una cultura spirituale quotidiana, come quella del contadino che lavora nell'orto. E tanto per dire quanto è importante questo, risulta che quasi tutti i santi che conosciamo, almeno quelli insigni, brillano per virtù e nel loro punto debole. E prendiamo per esempio San Paolo. Il suo punto debole è che è un fariseo, è proprio peggio di lui, non c'era nessuno. Anzi, meglio di lui, era cosciente di essere il migliore di tutti, e lo era. Il miglior discepolo di Gamaliele, che è il fondatore del giudaismo, tra l'altro. Un parallelo al cristianesimo, lo vedremo l'anno prossimo, che ha difeso anche i cristiani. Poi, migliore in tutto, irreprensibile osservanza della legge, perfetto. E per questo, dice, per zelo, per amor di Dio, volevo sterminare la Chiesa. Più o meno. Sono zelanti, sono quelli che sterminano la Chiesa. Ma per il più sono anche imbecilli quelli, mentre lui era anche intelligente, che è peggio. E poi era veramente giusto e bravo. Bene, ha capito che tutto questo è merda. E lui ha scoperto il Vangelo come nessun altro, che viviamo della grazia di Dio, che Dio è amore e grazia. Quindi il maestro del Vangelo è Paolo, non Pietro. Pietro è il maestro della fede perché è infedele, è infallibile perché non ne azzecca una. E quindi dice, vedete Dio com'è bravo, a me che non ne azzecco uno e che sono infedele rimane fedele, vi garantisco che Dio è fedele, quindi è il nostro maestro nella fede. Non perché lui è forte nella fede, il Signore salvo, si butteva a fondo subito, però è il nostro maestro nella fede perché riconosce la sua debolezza. Non so se come Paolo ha riconosciuto che la sua forza era la sua debolezza. E Pietro riconosce che la sua debolezza è la sua forza. Così è San Francesco d'Assisi, Madonna Povertà, era un ricchissimo borghese, era la nascita della borghesia che avrebbe dominato poi l'Italia e il mondo ancora oggi, è tutto in mano dell'economia. Bene, è quello che ha capito il senso della povertà come nessuno dopo Cristo. Così Sant'Ignazio, che voleva sposare una più che duchessa, vuol dire la regina, insomma l'infanta, non so come faceva, ma ecco, è il maestro, quindi orgogliosissimo, della maggior gloria di Dio e del terzo modo di umiltà, di desiderare ingiurie e umiliazioni senza darne motivo, per somigliare di più a Cristo. San Francesco di Sales era un carattere iracondo e il maestro della dolcezza. San Luigi Gonzaga aveva tutte le perversioni dei Gonzaga, risulta dalla grafologia, patrono della castità. Fondatore di ordini ospedalieri, erano tutti capitani di ventura che ammazzavano per mestiere. Quindi è bello vedere come in fondo i nostri punti deboli, se elaborati, sono i nostri punti di forza. Perché Dio delle nostre virtù si serve molto poco, sia perché sono poche, sia perché le usiamo per dominare gli altri, per cui le usiamo male. Dei nostri difetti si può servire molto. Persone brave sono un po' come una palla rotonda, per i più viscide Dio non riesce a tenerle in mano, mentre invece se uno non è così untuoso e pio e da tanti difetti riesce a prenderlo. Bene. Poi ci sono l'altra serie di regole che sono tutte, che vanno lette dopo, le leggeremo un altro anno, ma che Dio parla per sé, specifica la seconda regola, che è proprio di Dio dar consolazione. Quindi la gioia, come il nemico cerca di toglierla o di contraffarla, comunque ce l'avete descritto.